Mi si vede? Dalla dashboard non mi vedo live. Sono in live di nuovo. Hello, hello, bentornati. Salve, come stiamo? Oh mio Dio. Scusate, ho messo la chat solo emoticon perché da bravi coglioni ho anche scritto in chat, ragazzi, è successo questo, ma nessuno se l'è cagato e quindi niente. Volete sapere una cosa divertente che è appena successa? FIFA, il gioco, è stato aggiornato. Per questo motivo, io ora non posso far partire le mod, perché non esistono mod per la versione nuova. Ma potevo scegliere un momento peggiore per iniziare questo tipo di carriera? Ma che rottura di coglioni, ma perché devi rilasciarmi un aggiornamento letteralmente 3 giorni dopo che ho iniziato una serie con una carriera moddata? Ma che palle! Ma che due coglioni! No, Jogesser no, ve lo sognate. Jogesser, ve lo sognate? Piuttosto andiamo avanti con Pokémon Infinite Fusion oggi. E magari, no, non è come Minecraft che posso avviare una specifica versione. Magari. 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 No, no, raga, allora le opzioni sono due. O troviamo il modo di farlo partire. Oppure si gioca a Pokémon Infinite Fusion. Altro no. Trombone Champ, viene mutato il video, non posso ricaricarlo da nessuna parte, non si può tenere da nessuna parte. Jogesser, col cazzo, con tutto il bene di questo mondo, ma col turbo cazzo che gioco a Jogesser, perché sono 2 giorni che sto editando Jogesser e anche oggi dovrei, anche domani dovrei editare Jogesser, quindi no, ve lo sognate, ve lo turbo sognate. E anche per un bel periodo comunque ve lo sognerete. Per un gran bel periodo ve lo sognerete. Comunque non parte FIFA. Proprio non parte FIFA. Ma perché? Ma perché fate gli aggiornamenti se poi le cose non vanno? Forse devo aggiornarlo anche. No! No, no, ma non parte neanche se lo avvio in vanilla, tra virgolette, eh. Ma ragazzi, mi è uscito un'ora fa l'aggiornamento di FIFA. Non esistono le mod aggiornate. Ok, forse ora sta partendo normalmente. Qual è il problema? È che l'anno scorso io potevo avviare le mod in qualsiasi momento. Però, siccome ora FIFA ha il crossplay, cioè l'anti-cheat, le mod vanno a overridare l'anti-cheat. È una carriera moddata, come la faccio senza mod, regà? Cioè, allora. Io non so cosa vi prenda stasera, se sia la sagra della rincoglionitaggine, però figa, uno più uno ce la potete fare. Scusatemi, sono antipatico, ma figa. Uno più uno, su via. Ce la si può fare. Ok, il gioco ora è partito. Il gioco ora è partito. Il problema qual è? È che oltre che giocare le partite, io non posso far niente. Oltre che giocare delle partite, io non posso far niente perché non manca l'elemento fondamentale. E con elemento fondamentale intendo dire il poter poi mandare nuovi osservatori in altre parti del mondo. Perché quelli che adesso sono in giro a Sao Tomé e Principe, dove cazzo erano? Carica una carriera salvata. Ok, guardate, ve lo faccio vedere anche. No, chatbox sbagliata. E ok. Allora. Guarda, sarebbe il giorno buono in cui andrei a spaccare uno schermo, ma proprio per giubilo personale, non per errore. Allora, a parte che hanno cambiato il font, ora è tutto quanto in italics e non so perché. Comunque, attualmente. Allora, piccolo recapino per tutti coloro che si sono persi. Come si parla l'italiano? Piccolo recapino per tutti coloro che si sono persi negli ultimi giorni, tra virgolette, o meglio, lunedì. Non so parlare, vabbè. No, lato sbagliato.
Com'è che sono al centro, più o meno? Allora, lunedì abbiamo iniziato una nuova carriera. Che carriera è? È una carriera in Turchia in cui possiamo utilizzare soltanto giocatori provenienti dalle 51, pardon, 61 nazionali, secondo il ranking FIFA. Quindi, dall'Indonesia a San Marino, i giocatori che possiamo avere in squadra possono provenire solo ed esclusivamente da quelle squadre lì. Attualmente ne abbiamo alcuni di giocatori provenienti da queste parti del mondo. Abbiamo, che ne so, nella primavera abbiamo un portiere da Bermuda, un portiere da Tonga, uno dal Myanmar, due terzini, di cui uno da Bermuda e uno dal Bhutan, un centrocampista, un COC, pardon, dal Bhutan, altri due attaccanti da Lima. E se andiamo invece nell'Abrosa, abbiamo un portiere da Andorra, abbiamo un difensore centrale dallo Yemen, un difensore centrale dal Chad, mamma mia che fastidio Chad scritto in quel modo, proprio mi disturba, un centrocampista centrale CDC in realtà che viene da Bermuda, poi abbiamo un esterno sinistro che viene dal Bhutan, un COC che viene dallo Yemen. Poi cos'altro abbiamo di bello? Un'ala destra che viene da San Marino e infine una punta, un attaccante che viene dalla Moldavia. Questi sono i giocatori che attualmente abbiamo in rosa, di quelli che rispettano i nostri criteri. E attualmente, sempre in questo momento, abbiamo... Dove cazzo lo vedo? Staff Primavera. Oh. Si è buggato. È proprio buggato. Ah, osservatore disponibile mi dà. Quindi è proprio buggato, raga. Niente, no, non funziona più nulla. No, no, li avevo, ma... O era già finito ad aprile? Allora, piano. Allora, il concetto della carriera è molto semplice. Siamo una squadra turca che può utilizzare solo ed esclusivamente giocatori provenienti dalle 61 peggiori nazionali del mondo. Quindi, siccome di giocatori provenienti da queste 61 nazioni ce ne sono due di sufficientemente buoni per una carriera a lungo termine come questa, per, diciamo, rimpolpare il resto della rosa, ho deciso di installare delle mod. Mod che tuttavia in questo momento non funzionano. E perché non funzionano? Perché il gioco è stato aggiornato letteralmente un'ora, 2 ore fa. Io è tutto il giorno che ho Steam acceso. Perché io questa mattina alle 9 mi sono svegliato, mi sono messo alla scrivania. Dopo un 20 minuti circa di cazzeggio iniziale, giusto per un attimino svegliare il cervello, ho iniziato ad editare il video di JoeGuessr che spero di riuscire a far uscire domani sul primo canale Tearless Raptor. E sono rimasto qui al PC di fatto fino alle 6 e mezza. Alle 6 e mezza sono sceso, mi sono fatto da mangiare e sono risalito. E siccome io ho gli aggiornamenti automatici attivati su Steam, teoricamente, si sarebbe dovuto installare da solo l'aggiornamento già in giornata. Eppure, quando stava per startare la live, ho fatto avvia FIFA e mi ha detto: Ehi fra, devi scaricare l'aggiornamento. Ma questo vi giuro alle 7 meno 5, alle 7 in punto forse addirittura. E quindi avendo appena installato l'aggiornamento di FIFA, le mod che avevo scaricato per fare questa carriera ora non funzionano più. La vita è una merda. Devo aspettare che escano degli aggiornamenti ora. Quanto impiegheremo? Non lo so, però mi girano le palle. Quindi intanto, che cosa facciamo oggi? Io credo che oggi andremo a... Oggi andremo a giocare, o meglio, a continuare, o meglio ancora, a terminare Pokémon Infinite Fusion e la carriera spero di poterla recuperare il prima possibile. Mi girano le balle. Basta che ti rivedi la fine live su Tearless Live, era finito il ciclo. In effetti, sai che hai ragione. Fermi, ora sono riuscito a far partire il gioco in... diciamo senza le mod, ok? Un gioco in vanilla. E, come detto, la squadra si chiama Nadirspor. Sì, cioè, è italiano. È scritto Nadirspor, ma si legge Nadirspor, che vuol dire squadra scarsa, letteralmente. E di giocatori provenienti da queste nazioni ne abbiamo un po'. In porta abbiamo Alvarez dall'Andorra, Sissoko dal Chad in difesa, accanto a Al-Otaibi dallo Yemen. Bailey a centrocampo che viene da Bermuda. I tre sulla tre quarti sono Gupta dal Bhutan, Al-Sharani dallo Yemen e Russo da San Marino.
con Punta Postolachi dalla Moldavia. In più, nel vivaio abbiamo un po' di giocatori provenienti da Tonga, da Bermuda, dal Myanmar, dal Bhutan, che spero di poter utilizzare negli anni a venire, anche se non è propriamente detto che io possa farlo. E comunque, allora, io se non sbaglio avevo mandato gli osservatori via per la prima volta nel mese di luglio, proprio il primo del mese, teoricamente, no? Quindi, siccome li avevo mandati via il primo di luglio del 2022, quando ha avuto inizio la carriera, abbiamo fatto, ok, numero 1 agosto. Stanno via 3 mesi, quindi un mese agosto, 2 mesi settembre, 3 mesi ottobre. E ok, e il primo ottobre ripartono. Primo novembre, primo dicembre, primo gennaio. Il primo gennaio ripartono, primo febbraio, primo marzo, primo aprile. Quindi sì, oppure la ciavada di non poter andare effettivamente a rinviare da nessuna parte, perché, sapete, avessi avuto, che ne so, il calendario adesso ad aprile, con gli osservatori già via, avrei detto, vabbè, raga, con molta calma, giochiamoci le ultime 7 partite, guardiamoci i resoconti di maggio, di giugno e di luglio, e appena arrivano, diciamo, va bene, boh, stop, andiamo a cazzeggiare a fare altro oggi, perché purtroppo più di così non possiamo andare avanti, magari avremmo giocato un po' di più oggi, ma non si può, non si può, è vero. Il terzo giro di spedizioni, tra virgolette, lo avevamo fatto tra Bermuda, Bhutan e Sao Tomé e Principe. Sao Tomé e Principe, che non ci ha dato nessun giocatore, purtroppo, però è andata così, è andata così. Quindi, boh, regà, non so neanche cosa dirvi, un po' sono dispiaciuto. Niente, tra l'altro, ciao amici di Tierless Live, perdonatemi per questo inizio ex abrupto, ma intanto vi invito a iscrivervi al canale e lasciare like a questo video, che purtroppo è iniziato con la delusione. E in secondo luogo, cosa vi volevo dire? Ah sì, io in realtà sono in live da tipo mezz'ora, però a un certo punto, mentre cercavo di chiudere sia EA, sia FIFA, sia Steam e tutto quanto, ho per sbaglio chiuso anche OBS. E quindi la live è saltata ed è spezzata in due. Peccato, perché avevo fatto un bel discorsino su come dovreste essere in grado di non essere pezzi di merda e capire quali sono domande opportune da fare alle persone e quali no. Del tipo, Tier, perché sei pelato? Tier, perché c'hai i brufoli in faccia? Tier, perché puzzi? Tier, perché whatever, bla bla bla, perché c'hai la forfora addosso? Perché va bene, io fortunatamente mi sento abbastanza tranquillo con tutte queste cose, perché so che tutte quante hanno una ragione più o meno valida e per cui sono più o meno responsabile. Più il non lavarmi, meno il essere calvo. Però io sono tranquillo, ma sapete quante persone ci soffrono di insicurezza? Quindi, in sintesi, imparate a farvi i cazzacci vostri, a starvene cazzo zitti, che se una persona vi vuole parlare di queste condizioni, per cui magari si sentono insicuri e per cui magari ci stanno male, bene, lo faranno i diretti interessati. Altrimenti voi mettetevele in tasca. La stessa cosa vale per quello che riguarda il peso, l'altezza, di ogni tipo. Ma non dovrei essere io a dirvele queste cose. Non dovrebbe essere il coglione di quasi 30 anni che gioca ai videogiochi, dovrebbero essere i vostri effettivi educatori. E poi dicono che noi youtuber siamo diseducativi. Signora! Detto questo, fatemi fare un ultimo tentativo. Fatemi fare un ultimissimo tentativo per capire se per sbaglio riusciamo a farlo partire con le mod, ma dubito fortemente. Perché magari il problema era il fatto che non stesse partendo da Steam. Perché prima non mi partiva neanche da Steam. Se ora mi parte, magari siamo salvi, eh. È andato, regà! Ci siamo! La carriera è viva! Dovevo riuscire a farlo partire da Steam. That makes no fucking sense. Ma, cioè, mi spiegate perché? Vabbè. Perché, regà, allora, questo qua ve lo dico. FIFA, fino all'anno scorso, la versione PC, ti permetteva di usare mod e anche i cheat, tra virgolette, liberamente. Molto liberamente. Tu avviavi il gioco, avviavi il programma che ti interessava avviare. In realtà con le mod no. Con le mod dovevi avviarlo da un launcher esterno. Adesso, siccome hanno reso il gioco crossplay,
tu sei costretto, per avere anche semplicemente una mod installata, ad installare, tipo a partire dal launcher per bypassare l'anti-cheat e poter giocare. Io ovviamente ci tengo a precisarlo, io ho installato queste mod e i cheat solo ed esclusivamente per fare questa carriera offline e crearci del content dietro. Nessun altro motivo, ovviamente io non sono qua a dire ragazzi cheatate, mi raccomando, perché cheatare è da proprio turbo stronzi. E quindi sì, non cheatate, regà, non cheatate. Io ho attivato queste cose per content, ok? Ma non usatelo contro gli altri per portare vantaggio a voi. Se volete usarlo per fare cose stupide, tipo voglio usare una squadra di solo giocatori provenienti dal Bhutan, lo potete fare. Per quel che mi riguarda. Altrimenti, anche no. Vabbè, comunque siamo riusciti a farlo partire. Fatto sta che, boh, non gli andava bene il fatto che stessi cercando di farlo partire prima dal launcher che da altro. Non ne ho idea. Le mod sono gratuite, quello lì è a discrezione del creatore della mod. Il creatore della mod può tranquillamente dire, sai cosa? Sì, sono a pagamento. E avrebbe perfettamente ragione a dirlo. Nel senso che comunque è una cosa che ha creato lui e sta a lui, in quanto creatore, decidere se metterla gratuitamente a disposizione del pubblico oppure no. Va bene, allora. Ciao, signori. Buonasera. Allora, a questo punto rispieghiamo le cose. Ma... Capito, no? Non andrò nel turbo dettaglio, ecco, nel mega dettaglio. Ok, allora. Punto primo all'ordine del giorno. Quali sono le 61 nazioni da cui possiamo prendere i giocatori? Sono le seguenti. Allora, ranking, FIFA. Non ho creato un comando con il link. Vabbè, sti cazzi. Sì, stavo per dire sti turbo cazzi, anche basta. TR, dove lo trovi il ranking FIFA? Sul sito della FIFA. Fico, eh? E comunque, siccome noi possiamo usare soltanto i giocatori dalle peggiori 61 nazioni, questa è la lista di nazioni. E ora ve la faccio anche vedere. Allora. Indonesia, Repubblica Dominicana, Andorra, Yemen, Afghanistan, Maldive, Taipei, Papua Nuova Guinea, Myanmar, Singapore, Nuova Caledonia, Tahiti, Fiji, Vanuatu, Sud Sudan, Barbados, Malta, Cuba, Bermuda, Porto Rico, Guyana, Santa Lucia, Grenada, Moldova, Nepal, Belize, Cambogia, Saint Vincent and the Grenadines, Montserrat, Mauritius, Chad, Macao, Mongolia, Dominica, Bhutan, Sao Tomé e Principe, Laos, Samoa Americane, Isole Cook, Brunei, Samoa, Bangladesh, Djibouti, Isole Cayman, Pakistan, Tonga, Timor-Leste, Liechtenstein, Seychelles, Gibraltar, quindi Gibilterra, ogni volta devo fare questa correzione, Eritrea, Aruba, Bahamas, Somalia, Guam, Turks and Caicos, Sri Lanka, Isole Vergini, Britanniche e Americane, Anguilla e infine San Marino. Quindi, chat, siccome noi abbiamo tre osservatori, fino ad ora abbiamo fatto così, che uno lo scegliete voi in quanto chat, il paese da scoutare. Uno lo determina una magica ruota della fortuna, che potremmo far apparire a schermo in qualsiasi momento, tipo così, guardate che bello. E poi, la terza invece la decido io. Quindi chat, ditemi una nazione di quelle che ho elencato fino ad ora. Datemi una nazione tra queste, tra quelle che ho elencato in questo ultimo minutino. Chad non si scrive così. In realtà in italiano si scrive Chad con la I, ma in inglese è Chad con la H. Ok, allora, fatemi switchare e mettere qua Twitch. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Non ho cliccato su nessuno. Non ho cliccato su nessuno di nuovo. Non ho cliccato su nessuno di nuovo. Non ce la faccio a cliccare una persona. È diventato impossibile. Non si può cliccare. Oh, Campairo. San Marino. Abbiamo già mandato qualcuno a San Marino intanto. Se posso evitare, evitiamo. Voglio la squadra più multietnica possibile. Sabotato. Isole Vergini Americane, che è stato timeoutato dal bot per la parola vergini, che evidentemente è ritenuta offensiva. Ok, grazie Twitch, molto gentile. Andiamo a fare del big spin con la ruota per determinare la seconda squadra.
Isole Cook. Tutte isole. Allora, US, Virgin, Islands, Cook, Islands. E io dove cazzo li mando? Ah, ho chiuso per sbaglio la pagina. FIFA, non Fufa. Madò, il fufu, che buono quello. Quello deve... Cioè, non l'ho mai mangiato, ma mi dà l'idea di essere un piatto buono. Il fufu. Allora, sono indeciso. Sono indeciso. Perché finora dove li abbiamo mandati? A San Marino, Yemen, Montserrat, Chad, Chad, Myanmar, Tonga, Bermuda, Bhutan, Sao Tomé e Principe. Dove ti mando? Allora, io l'ultimo. Io li ho mandati a Montserrat, Tonga e le isole Cook. Questo giro potrei andare a visitare. Abbiamo. Allora, Oceania, Oceania. Mi sa che entrambe sono in Oceania. Ma voi vedete questo? Oops, scusate. Potremmo fare un'altra isoletta. Sì, ci sto. Ci sto a mandarle in un'altra isoletta, ma quale? Perché anche questo è importante ora da capire. Teoricamente le Seychelles sono isolette. Teoricamente le Mauritius sono isolette. Lo mandiamo alle Mauritius. Dai, vada per le Mauritius, mi ispira. Papua Nuova Guinea è un arcipelago. Forse anche Mauritius è un arcipelago, però vada per Mauritius. Allora, abbiamo detto. Andiamo alle isole Maurizio. Mauritius. Perdonatemi per questo inizio complicato. È stato davvero complicato, ma non volontariamente. US Virgin Islands. Ok. Fai seguire giocatori a Jolan Kalin. Dove stanno le Isole Vergini? Stanno vicino. Ah, ok. Stanno vicino a Porto Rico. Quindi mandiamo di fatto il nostro amico negli States, che verrà brutal dirottato verso le isole Vergini americane. Dopodiché il secondo, abbiamo detto, lo mandiamo alle isole Cook, che sulla mappa non ho idea di dove siano neanche. Cook Islands. Cook Islands. Che stanno in Oceania, a nord della Nuova Zelanda, e quindi Eni Vrtovec. Lo manderemo per l'appunto qua giù, vicino alla Nuova Zelanda, per 3 mesi. E infine l'ultimo lo mandiamo alle Mauritius. Mauritius, eccolo qua. Che stanno in Africa e quindi tipo, boh, Sudafrica è il più vicino, teoricamente. Ok, bene. Ora il 2 di ogni mese riceveremo un aggiornamento dagli osservatori. E nel frattempo avanziamo, direi di completare il campionato facendo giusto le partite in momenti salienti. Essendo una carriera a lungo termine, ed essendo una carriera in cui di fatto possiamo ottenere giocatori per la squadra soltanto tramite la primavera, direi di simulare o comunque giocare rapidamente la stragrande maggioranza delle prime 2 o 3 stagioni. Poi dalla quarta in poi, quando iniziamo ad avere un team abbastanza buono, magari cominciamo anche a fare qualcosa di diverso, ok? Sì, Elkan Bagot conosco, ma infatti l'anno prossimo volevo guardarlo, Elkan Bagot. Di giocatori reali, io attualmente ne ho 3 in rosa. Uno di questi è il portiere, Iker Alvarez, l'altro è Virgiliu Postolaki, la punta moldava. Bagot potrebbe venire a farmi da terzo difensore, o quarto addirittura. Che vabbè, ci starebbe aggiungere un altro giocatore reale abbastanza giovane. Va bene, signori, momenti clou contro il Gala di Icardi, Zaniolo e compagnia cantante. TR cosa significa spammare? Ha due significati comunque. Uno, spam vuol dire che sponsorizzi te stesso, di fatto, o qualche canale non desiderato qui sul canale. Qui sulla chat di Twitch, in quel senso, quindi seguite streamer X o streamer Y, quello non è consentito, ma spammare è anche un non ripetere all'infinito la stessa frase perché rompe il cazzo, bro.
Vabbè, tre, il terzo era il difensore, nel senso, ce n'è tre di semidecenti in quel senso. Il problema di Baggott è che non ha un buon potenziale. Tanto partiamo benissimo, bravo Iker Alvarez. Non ha un gran potenziale. Quindi tenerlo giusto per fargli far panchina mi pare anche brutto. Occhio a Zaniolo, bravo Sissoko! Rashid Sissoko, che poi è partito anche con un contropiede della Madonna, secondo me. Ma siccome FIFA fa schifo, purtroppo non lo vedremo mai. Stavolta ne prendiamo sicuramente meno di 9, perché, cioè, giocando in momenti salienti è impossibile prenderne 9 o più. Perché non credo che gli diano effettivamente 9 azioni. O più di 9 azioni. Bravo. Bravo una sega, invece. Brecalo si gira e serve Icardi. Ma potrei avere un'azione anch'io ogni tanto. Io chiedo. Zaniolo 2-0. Benissimo. Sì, ho controllato. C'è stato un timeout di una settimana che è appena tornato all'attacco. Grazie Giangi per il 40esimo. Un bacione. Thank you. Giga cuoricino in chat per te. 40 la gallina canta. Cocodè, cocodè, cocodè. Scusatemi, regà. Lo so che posso sembrare un po' un pezzo di merda, ma letteralmente sono due settimane che leggo in chat messaggi a caso, e anche quando gli si risponda sta persona non ascolta. E allora che palle. Cioè, va bene. Ho chiesto più di una volta di non scrivere cose a caso, giusto per scrivere, giusto per riempire la chat, che è più fastidioso che altro, anche perché lo fa in continuazione. Oh. E time out di qualche minuto, time out di mezz'ora, time out fino alla fine della live, time out di una settimana, continui a comportarti uguale, basta, fuori dal cazzo. Quando vieni time outato cosa succede? Mi sa che non puoi scrivere. Quando vieni bannato non puoi neanche tipo vedere la chat. Vabbè, pure il 3-0 del Gala. Sì, Nadişpor in solitaria. E grazie Giangi per ancora... Sì, ti ho già ringraziato. Grazie anche Marco Brazza, che non ho ringraziato invece. Lui no, russo. C'è Gupta libero in area. Gupta! Giocatore butanese, la manda alta. Da timeoutato mi sa che non puoi scrivere, ma da bannato non la vedi neanche la chat. Cioè la vedi qui, ma non la vedi nella chat di Twitch. Non so come dire. Zaniolo ancora. Vabbè. Bravo Bulut! Vabbè, dai, 3-0 contro il Gala, ci sta, ci sta, ci sta, regà. Non è sbagliato, nel senso. Lo accetto, il 3-0 contro il Gala. Possibile cambio di ruolo per Kishan Gupta? Mi fai più uno, tu, teoricamente. Yep. Yep, yep. Fammi di... Alla larga? Alla larga. Si può essere sbannati, certo che si può essere sbannati. Assolutamente. Assolutamente. Ok. Davvero mi vorreste come allenatore della Nuova Zelanda? Fra, credo sia una delle peggiori nazioni, quindi sarebbe anche perfettamente a tema, però no. Allora, la cosa del bug della crescita ha senso soltanto per i giocatori che stanno in panchina, secondo me. Tanto vai, altri momenti clou. Ha senso solo per i giocatori che stanno in panchina, per il semplice fatto che quelli che giocano crescono lo stesso. Quelli che stanno in panca, barra in tribuna, soprattutto tipo Ali e Terzini, crescono di più stando fermi. Ma quelli che giocano, boh, crescono di 1/2 overall in più nell'arco di un'intera carriera. Non fa la differenza avere un 91 o un 89 di overall, realisticamente. Quanto sono in classifica? Boh, tipo ultimo o penultimo. Tanto buono. Bravo Al-Shanani, bello l'aggancio.
Non so chi sia, è Gupta. Chiusura della difesa, peccato. Nadishpor ancora avanti. Ma tanto ripeto, raga, allora abbiamo una squadra da mezza stella, forse una stella ora, in un campionato come quello turco che tutto sommato non è male. Postolaki! Traversa. Postolaki ancora! Anticipato da Leonardo. Prendiamola. Bailey, maledizione. Ce l'abbiamo ancora, ce l'abbiamo ancora. È nostra, è nostra, è nostra. Bravo Gupta. Bravo Postolaki. Peccato, dovevo calciare lì. Abbiamo una squadra da mezza stella in un campionato dove la squadra più scarsa dopo di noi ne ha tipo due e mezza. Quindi, cioè, capite bene che ci sta che si sia in difficoltà in un campionato come questo. Il mio obiettivo non è essere competitivo il primo anno, i primi 2-3 anni voglio costruire il team e poi dal quarto in poi cominciamo a giocare per vincere qualcosa e posizionarci anche in zona Europa. Ma i primi anni sono disposto ad arrivare ultimo tutti e tre gli anni, guardate. Oddio, già forse il terzo no, arrivare ultimo sarebbe un fallimento. Primo e secondo però con dei 50 di overall in campo, sì. Perché finché non filiamo tutti quanti gli slot con giocatori giovani e promettenti è un casino. Sull'esterno il tiro di Stefano Cacaciuca. Non mi possono cacciare dal club, raga. Ve lo dico proprio tranquillamente. Non mi possono cacciare dal club, manco se vogliono. Gürler. Oscar Dorley, Pog. Ancora Gürler. Teniamolo, maledizione. Oscar. Oscar Dorley, bravo. Tra l'altro ho deciso di fare una cosa stupida per questa carriera. Cioè, tutti i giocatori avranno i numeri dal 70 in su. Quelli che fanno parte della rosa ufficiale. Intanto buono il 0-0 contro il Başakşehir, che è comunque una delle top squadre, quindi lo accetto, ci sta. Se vedete dei giocatori che hanno il numero di maglia dal 70 in su, sono giocatori che fanno parte della rosa. No, 69 no, troppo mainstream per quello dal 70 in su. E grazie Foxy per il 12esimo, un bacione. Thank you, thank you, thank you. Big Tearless Loves in chat per te. Il portiere cremurà all'85. Mi piaceva l'85. Vi faccio vedere anche se volete i numeri di maglia. Allora, abbiamo Rosario Russo RR77 di San Marino. Poi abbiamo Jibril El Sharani COC82, non di overall ma di numero. Il portiere Iker Alvarez d'Andorra all'85. Kishan Gupta, l'esterno sinistro del Bhutan all'87. Anwar Al-Otaibi al 90, difensore centrale. Rashid Sissoko al 94, difensore centrale anche lui. Tony Bailey, CDC di Bermuda al 98. E infine Virgilio Postolaki col 99. Perché sì. Che stupido, non ho dato il compito di cercare dei terzini che sono tosti da trovare. In realtà non sono così tosti, no? Un paio qui ma fan cagare, cioè 49 e 54 è tremendo. L'unico che potrei portarmi in squadra è Gyanendra Gupta, forse, come COC di riserva del COC che già ho. Però i vari Lima, così, non sono un granché. Ci sarebbe Andre Ferguson, che 15 anni e 65, appena ne fa 16 lo porto su e lo do via in prestito. Però per ora mi tengo Iker Alvarez. Raga, ripeto, per mandarli in giro, intanto siamo ultimi in campionato, benissimo. Per mandare gli osservatori in zone che non dovrebbero essere osservabili ci servono le mod, è inutile girarci attorno. Vai, momenti clou contro il Gaziantep, mi sento carico. C'è anche il maltese che ha giocato titolare con l'Italia, James Brown, Ada, cambiabile in DC o TD, quindi come terzino quarto difensore è semidecente. Quanti anni ha James Brown? Perché se è giovane ci penso. Magari ci diamo un'occhiata a lui così come a Bagot. 24. Troppo in là. È una carriera che mi durerà circa 10 stagioni questa, raga. 34 anni si ritira. Voglio avere giocatori utilizzabili. Fallo! Bailey. Bello. Bello. Bello Russo.
Vai russo col destro. No, RR7. Che erroraccio. Che erroraccio di RR7. Mamma mia. No, no, in realtà si può fare. Ovviamente, cioè, sei stronzo se lo usi online, ma finché lo usi offline non credo che ti rompano i coglioni. Madonna, ma quel Merkel lì è il Merkel che giocava nel Milan. Mamma mia. Caglarca. Forse è Caglarca. Palla all'indietro per Chakar. 1-0 Gaziantep. E rip. Jevtovic. Apre ancora per il 39. Bravo Bairami. Via col contropiede, il Sharani. Ma fammelo fare sto contropiede. E poi mi toglie anche l'azione. Oh. Che odio. Che odio. Salve belli, buonasera, state arrivando, Moello. Jevtovic ancora, il numero 8. Chakar. Jevtovic. Di ritorno dall'autore dell'1-0. Chakar. Su di lui il Rashid Sissoko. Dovrebbe starci il terzino lì, ma va bene uguale. Potreste liberarvi di quel pallone invece che far melina vicino alla bandina. Avete rotto il cazzo. Guarda, e poi perdo un palla così. Mamma mia che spreco di tempo. Rashid Sissoko, regà, top giocatore. Il difensore centrale dal Chad sarà un uomo che farà la differenza a lungo termine. Russo, RR7. Bello il pallone in mezzo. Chiude tutto quanto la difesa del Gaziantep. Cara Russo tenta a cercare Postolaki. Ci sono i centrali del Gaziantep. Ancora nostra. Non è più nostra. E niente, rip. Tier, secondo te è un male se la Groenlandia decide di iscriversi alla CONCACAF invece che con l'UEFA? No, per due motivi. Uno, se venisse nella CONCACAF può ottenere qualche risultato migliore giocando magari contro Aruba, per fare un esempio, contro qualche altra nazionale, tipo le Isole Vergini, può ottenere qualche buon risultato. Tanto sconfitta 1-0, peccato. Due, è molto più vicina, semplicemente, alla CONCACAF geograficamente, piuttosto che alla UEFA. Non è sbagliato. Non è sbagliato, secondo me. Cioè, geograficamente ha senso per loro, anche a livello di costi, semplicemente, per spedire la squadra di là piuttosto che di qua. Molto meglio così. Sì, sì, in quel senso dico, cioè la CONCACAF è quella del Nord e Centro America, quindi ci sta. Oh, Hatayspor, momenti clou, vai. La Groenlandia non c'è. La Groenlandia non è una nazionale ufficialmente riconosciuta dalla FIFA. Ma la Groenlandia alle Olimpiadi gioca sotto bandiera danese, quindi la vedo dura. Appunto, alle Olimpiadi. La FIFA ha più rappresentative rispetto a quelle... Ha più squadre rappresentate rispetto a quelle che riconosce il Comitato Olimpico. Bello il pallone di Gupta. O meglio, per Gupta. Gupta la mette giù con la testa. Gupta ancora. Gupta ancora. La chiusura su Gupta, non ci credo. Se ci pensate... Alle Olimpiadi non credo che ci siano le rappresentative delle isole vergini americane, perché sono sotto suolo americano, quindi vanno con gli Stati Uniti nel caso. Stesso discorso tipo per... Sto pensando, Le Faroe. Le Faroe non ci sono. C'è la Danimarca, che si prende anche gli sportivi delle Faroe. La FIFA invece le separa come nazionali. Se ci pensate, anche Scozia, Galles non sono separate dal Regno Unito. Eppure alle Olimpiadi, eppure calcisticamente lo sono. Che cazzo è Dudziak? Perché un giocatore che si chiama Dudziak? Chi l'ha mai visto? Ah no, hanno sbagliato i loghi in basso.
La Groenlandia va con la Danimarca. Sì, alle Olimpiadi sì, calcisticamente parlando, se ha la sua nazionale, no, non va con la Danimarca. Non deve neanche andare nella stessa parte di mondo dove c'è la Danimarca. Raga, cioè, l'Australia gioca in Asia. Porca troia, peccato, Sadik. Ma come rigore per l'Ataispor? Vabbè, comprensibile. Ma come un altro rigore per l'Ataispor? Ma allora. Vai, Alvarez, sparamelo sto rigore a zio Luis. Niente, due rigori entrambi dalla stessa parte. Dannato zio Luis, però. Attenzione. Nadishpor in contropiede. Sadik, puoi lanciarmi Gupta sulla sinistra. Bravo che l'hai visto. Corri, Gupta. È più veloce Fallet. Nulla, è andata male. Lorenzo, Such. Such. I momenti clou sono leggermente buggati, ma l'ho fatto giusto per giocare un pochettino. Bla bla bla. Mi piacerebbe se facessero tipo una sesta federazione per l'Antartide con le Falkland, Georgia del Sud e territori francesi. Sì, ma chi è che li gioca quelli? Cioè, chi è che gioca quelle partite? I pinguini? Ah, ups, mi sono perso l'offerta per Sadik. Vabbè. Ragazzi, sono arrivati i primi aggiornamenti dalle nazioni che abbiamo selezionato prima. Vediamo da Mauritius cos'è arrivato. Adama Bamba, Mustafa Gomi, Seydou Diop, Hamadou Ba. Mamma mia, ma perché il mio osservatore fa sempre schifo? Quello che mando in giro io. Poi, dalle isole Cook, Aldrix Lima, tienilo d'occhio. Salesi Lima no. Siaosi Lima no. No, fanno tutti Lima di cognome. Honi Lima no. Viera Lima no. Afato Lima no. No, che palle tutti Lima. E qua abbiamo le isole Vergi Americane. Donald George no. Chad. Chad no. Jerome Edwards. Terzino. Vieni da papà. Anche se fai cagare, vieni da papà. No, e infine Curtis Williams, no. Ha un buon potenziale quel terzino delle Isole Vergini Americane, però, eh. Guardiamo il lato positivo. Tutti questi giocatori non potranno mai andare via. Sono incastrati qua. Jerome, in realtà fai cagare abbastanza. Piano di crescita, cosa sei tu? Sei un'ala. Pure pessima. Sei un'ala e per giunta pessima. Allora, Gyanendra Gupta lo potrei portare su. Gli altri, però, vedi anche sto Joseph a 15 anni. Edwards lo lasciamo là e vediamo se cresce. Uno può rescindere dal contratto chi è un giovane? Sì, teoricamente può. Ok, allora Fenerbahce. Madò, con Batshuayi, ciao Pedro. Madò, simula rapido. 2-2! Russo Gupta! Oh, abbiamo tenuto sul palo il Fenerbahce, raga, la squadra ci sta. No, Apostolaki è cioè, squalificato, no. Rosicata massima. Ok, Sadik è in scadenza di contratto, quindi vuol dire che non me ne frega niente se se ne va. E anche il Gerv. Ora cosa abbiamo? Il Trabzonspor primo. Come è messa la classifica? No, vabbè, ciao, ha vinto il campionato. Stavo per dire no, perché se fosse stato messo male. Cioè, fosse stato lì a 2 punti dalla seconda, magari l'avrei giocata per provare a rovinargli la festa, ma figurati. Morale della squadra. Lo so che siete tristi, regà. Facciamo schifo. Cosa vi aspettate? Cosa vi aspettate? Lo so che è un po' deprimente pensare di dover essere costretti, tra virgolette, a scendere in campo per perdere.
Però ehi, purtroppo. Bairami Gupta. Oh, Gupta è un mostro comunque. Gupta è mostruoso. Ok, ora ultima partita di campionato, mi sa. Sì. Richieste di Akin Sadik, non me ne frega niente. Non è riuscito ad andare né dall'una né dall'altra. Vabbè. Come offerta per Bulut? È sul mercato? Ah sì. Sono entrambi sul mercato. Ups. Welp. It happened, man. Vai, ultima di campionato contro l'Alanyaspor. E finiamo così la prima stagione. Con un'altra sconfitta all'87esimo. Postolaki, Cavaleiro, Rasul per l'Alanyaspor. Pareggia Russo all'84esimo. La chiude Wilson a 3 dalla fine. E poi uno non deve rosicare, no? Ok, quindi campionato ufficialmente finito. Le nostre 36 partite le abbiamo giocate. Siamo arrivati ultimi con solo 4 vittorie. Molto male. Pessimo premio in denaro, ma che ci vuoi fare? E ora il primo di giugno teoricamente arrivano i prossimi rapporti. Va bene, gli altri che se ne vadano. Frega sega. Arrivano il 2, è vero, dimenticavo. Jibril Thiam. Mi serve Jibril Thiam? C'è un ranking FIFA per i club? No. UEFA sì. FIFA no. C'è quello per i campionati, teoricamente. E grazie, Epi, per il decimo. Un bacione. Thank you, thank you, thank you. Allora. C'è qualche sedicenne che ha fatto... No. Sono loro due che hanno fatto gli anni. Tu sei cresciuto parecchio, Lemanea Lima. Tu potresti essere da prestito. Come gli altri, vediamo. Vai Pino. Tanto grazie Epi per il decimo. Tiam, 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 tiam. In realtà Tiam può andarsene dal cazzo. Ma così come tutti loro. Ok, Tiam ha chiesto di essere ceduto. Gli altri sono tutti depre. Tratta. Forse diciamo per la cercata tipo 300. Scambio. No, scambio giocatori no. Rinegozia. 320. Ok, thanks. Ci sono i coefficienti per davvero? Ma FIFA? FIFA dubito. UEFA sicuro. Tra i club professionistici. FIFA non lo so. Ok. Ah, nuovo aggiornamento degli osservatori. Cheikh Fofana, portiere. No, Kalidou Diarra. Non un granché, però può giocare tutta fascia. Cheikh Kulo. No. Doudou Ba. No. Malik Sek. No. Sidi Sarr. No. Kalidou Diarra, teniamolo d'occhio. Vrtovec. Aldrix Lima, buono. È soltanto fuori ruolo. Però questi qua mi stanno sulle palle. Che si facciano tutti Lima di cognome. O arriva il grande boss, oppure faccio a meno. Infine, vediamo l'ultimo. Quello delle Isole Vergini. Raymond Watson, non un granché. Jesse Simon, non un granché. Junior Watson, non un granché. Niente. Mamma mia, le ultime due andate di talenti... Fatico a chiamarli talenti. Mi sa che devo licenziare qualcuno. Tipo, ma eppure Mahmoud Polat teoricamente è il migliore. Giusto, diamo la pillola della felicità ai giocatori. C'avete ragione, guarda. Guardali come sono carini e contenti. Vabbè. Signori, andiamo a fine stagione e poi vediamo come muoverci l'anno prossimo. A questo punto. Ciao Gibril, goditi la tua vita al Hacca Football Club. E ora si va fino alla prossima stagione. Di più non possiamo fare. Purtroppo, ma un po' di musichetta?
Ah, Kovacevic probabilmente chiederà di essere ceduto. Ma giustamente, insomma, vediamo com'è andata la squadra. Non posso vederlo, però mi sa Postolaki migliore a mani basse. Completamente metà dei gol fatti dalla squadra. Bravo Postolaki. Bravi anche gli altri. Soprattutto Gupta, mi è piaciuto un sacco. Ok, dai, un po' di musichetta ce l'abbiamo ora. Con quanto budget sono partito? Boh, 10 milioni. Ma tanto, regà, non devo comprare nessuno. Ora, stiamo per cominciare ufficialmente la seconda stagione. E in questa seconda stagione che cosa andiamo a fare? Allora, punto primo, andiamo ad osservare Bagot, il giocatore indonesiano che magari viene a farci da terzo DC, da riserva di Rashid Sissoko e Dele Taibi. È un'opzione. Andiamo a ottenere tutti quanti i risultati da parte degli osservatori che arriveranno il prossimo giorno. E poi vediamo. Abbassa un pochettino la musica, ok. Spero così vada bene. Allora, portieri, difensori centrali, terzini destri, terzini sinistri. Poi abbiamo CDC barra CC, COC, ES e D ATT. Ok. Siccome giochiamo col 4-2-3-1, che di fatto è il modulo che mi permette di incastrare più giocatori al suo interno. Bene così. Bella, Filos, buona serata. Allora, Rosa, punto primo. Mi sa che mi conviene avanzare di un giorno, vero? Perché ho ancora qua giocatori che dovrebbero andarsene. Gökhan Bulut ha chiesto di essere ceduto. Quanti giocatori in scadenza avrà? No, ok, quelli scaduti sono scaduti proprio. In più ho Thiam che se ne può andare. Ma do quanti giocatori che ho. Più ASAD. Allora, in realtà Saliovic sta bene qui a fare da vice Postolaki. Allora, una cosa per volta. Vivaio, c'è qualcuno che ha fatto i 16 anni? Ciò ha fatto i 16 anni. Dua Cho. Tu devi... guarda come sali, fra. Allora, alcuni di questi li possiamo portare su e dare via in prestito. Oppure li possiamo tenere in squadra. Che tu c'hai tipo 0 e dico... 0... come si dice? Capacità di vivere, praticamente. Ok, ora abbiamo soltanto i quindicenni in primavera e li lasciamo lì. Mentre se guardiamo la rosa ufficiale abbiamo da tenere. Vi dirò la verità. Duvaccio lo potremmo anche tenere, quindi facciamo Alvarez. E poi abbiamo Cho come vice. Più un terzo se lo troviamo, ma per ora va bene così. E quindi Tosun Cetin e Omer Bulut li possiamo dar via entrambi. Va bene così. Poi a sinistra abbiamo purtroppo soltanto terzini che non possiamo utilizzare. O meglio, che utilizziamo, ma non dovremmo poter utilizzare. Cioè, Fernandes, Kaya. Loro verranno sostituiti appena possibile, appena troviamo qualcuno di decente. Poi difensori centrali, Al Otaibi, Sissoko, poi Sahin rimarrà in squadra per ora e Bulut è già in vendita. Fammi fare una lista di giocatori che sto vendendo. Quindi, Bulut. Por
poi T-Chetin, portiere. Abbiamo poi Gökhan Bulut, un difensore centrale. Bayrami Niang per ora stanno qua, ma farei giocare Niang tra i due di sto passo. Anche se Arian Bayrami mi darà più soddisfazioni. Poi abbiamo Bailey a centrocampo. E poi segniamo, ben detto, Sahin. Sahin in difesa. Centrocampo abbiamo Bailey e poi Sadik e Degger. Dovrò rinnovarli entrambi. Finché non trovo giocatori che li sostituiscono, dovrò rinnovarli entrambi. Martins, fuori dalle balle. Samaras, ti tengo. Samaras, per ora. Piano di crescita. Dammi CDC. Anche se non lo diventerai mai. Poi COC abbiamo Alsharani Gupta e quindi gli altri via. Via Austin Ali, via Onurkara. Abbiamo Tiam che se ne sta andando, Gyanendra Gupta che farà da vice Alsharani. E va bene così. Poi a sinistra abbiamo da dar via in prestito i due Lima di Tonga, Lagi e Lemanea. Prestiti. Ma Santa Lucia sta più su nel ranking, ci sta. Poi a destra invece abbiamo Rosario Russo, Jerome Edwards, che potrei anche dare. Forse in realtà un Lima lo tengo. Rimuove dei prestiti. Lagi Lima lo tengo. 16 anni, va bene. E poi Coffi mi rimane in squadra con Edwards che va via in prestito. Il che ci porta... Un attimo, è che non mi sono più segnato da niente. Allora, Martins. CC. No, ES. ES. Poi abbiamo detto Cara. Oh, Cara, che è un COC. Abbiamo A Ali, che è un COC, che stiamo per vendere. Poi Gyanendra Gupta va bene come vice Alsharani. L Lima come ala sinistra, che lo facciamo tratteggiato perché sta per andar via in prestito. L'altro L Lima lo teniamo. Ha più potenziale lui di Gupta. Problematico. Poi abbiamo detto che abbiamo anche Jerome Edwards, che sta per andare via in prestito. E gli attaccanti, guarda, Kovacevic via, Cetin via, Saliovic rimane come vice. Ah, la bandiera del Bhutan è una delle più belle che ci siano in giro, secondo me. Quindi COC abbiamo detto, abbiamo Alsharani, Sharani e G Gupta. A sinistra abbiamo K Gupta e L Lima. Cazzo, due L Lima nello stesso ruolo è problematico. Piano di crescita, tu sei ancora con l'ala opposta, va bene, rimani lì. Poi a destra invece abbiamo Russo e Coffi. Wilfried Coffi. E fino in avanti abbiamo Postolaki e Saliovic. Sì, ora sistemo i numeri dei nuovi. Ovviamente dei nuovi in realtà gli unici sono Lagi Lima, a cui dovrò dare un numero sopra il 70, e te ti becchi tipo un bel 70-71 a caso. Gli altri invece vanno bene così. Per ora tu stai per andarvi in prestito. Gyanendra Gupta, lui invece si becca. Che numero gli diamo a Gyanendra Gupta COC? 84 mi ispira.
altri giocatori che hanno appena ricevuto una promozione? Non ce n'è. Invece sì, c'è Duwacho. Duwacho, portiere 79. Ok. Quindi però abbiamo Russo, anzi Lima, Russo, Cho, Al-Sharani, Gupta, Alvarez, Gupta, Alotaibi, Sissoko, Bailey, Postolaki, ok. Però sto Tony Bailey non sta crescendo. Forse perché non è in forma. Forse perché non è in forma. Vabbè, ci entreranno in forma per iniziare a vincere qualcosina. Ok, dal vivaio per l'appunto abbiamo loro. Con Joseph che ovviamente me lo porterò in squadra appena posso. E questo Ferguson che prenderò per girare in prestito e vedere se riesco a tenerlo come vice Alvarez. Poi andiamo al 2 luglio, quindi avanziamo di un giorno, così chi deve andare se ne va. E tutte le notizie che devono arrivarci ci arrivano. Perfetto. Ultimo resoconto giovani talenti delle Mauritius. Khalidou Diarra. Porta su, magari un terzino. No. 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 Madonna, che schifo. Poi tu assolutamente no. Vieira Lima. Sarebbe l'ennesimo Lima, ma un buon potenziale, sapete? Prendiamolo, al massimo lo rilasciamo. Tanto non ci costa niente rilasciarlo. Eventualmente. Mamma mia. Mai più in sti postacci. Carlton Baker, nope. Dwight John, nope. Jacob George, nope. Jacob Morgan, nope. Eddie Reed, sì. Difensore a tutto campo. E vediamo come sono questi due. Bella Jelke. Allora, abbiamo preso su questo Reed, Eddie Reed. Sì, sei un difensore centrale anche te. Terzino ci metti parecchio. Però inizia ad aver bisogno di terzini. Ci metti soltanto 3 mesi. Quindi vai bene. Vai alla grande. Gli altri sono Khalidou Diarra. No, lui tremendo. Lui tremendo è un'altra ala. Mentre Vieira Lima ci sta in realtà come attaccante. Vieira Lima lo prende e lo dove in prestito. Dalle isole Cook. Quindi Vieira Lima, prestiti. E abbiamo detto l'altro? Chi cazzo è che ho tirato su? Ho tirato su un altro giocatore, ma non mi ricordo chi. No, me lo sono sognato. Mi ho solo cambiato ruolo ancora. Vabbè, per ora ok. Allora, chat. Prima di fare qualsiasi altra cosa, quanti soldi ho? Giusto per capire, no? Chiedo a un amico. Ho 12 milioni. E allora, Yolan Kalin, licenzialo. Dammi un 5-5. Oh, Ekrem Turkoglu. Lui buono. E Polat per ora mi ha fatto schifo. Ha portato la peggio merda. Posso prendere qualcuno che abbia un buon giudizio. Sì, va bene. Ho preso la sua copia praticamente. Ok. Abbiamo osservatori un po' più decenti. E ora dobbiamo cercare un giocatore. Cioè Elkan Baggott. 20 anni. Difensore centrale dell'Ipswich Town. Andiamo a seguire, a chiedere informazioni riguardo il giovane indonesiano che, essendo l'Indonesia la 151esima nazione nel ranking FIFA, teoricamente è un giocatore che possiamo avere in squadra. Mi sto guardando attorno. Un prestito sarebbe la soluzione migliore. Un prestito sarebbe la soluzione migliore. Bravi, bravi, raga. Allora, signori, è il vostro momento di scegliere una nuova destinazione. Vi ricordo che
Le 61 nazioni tra cui potete scegliere sono le seguenti: San Marino, Anguilla, Isole Vergini Britanniche e Americane, Sri Lanka, Turks and Caicos, Guam, Somalia, Bahamas, Aruba, Eritrea, Gibilterra, Seychelles, Liechtenstein, Timor-Leste, Tonga, Pakistan, Isole Cayman, Djibouti, Bangladesh, Samoa, Brunei, Isole Cook, Samoa Americane, Laos, Sao Tomé e Principe, Bhutan, Dominica, Mongolia, Macau, Chad, Chad, Mauritius, Montserrat, Saint Vincent and the Grenadines, Cambogia, Belize, Nepal, Moldavia, Grenada, Santa Lucia, Guyana, Porto Rico, Bermuda, Cuba, Malta, Barbados, Sud Sudan, Vanuatu, Fiji, Tahiti, Nuova Caledonia, Singapore, Myanmar, Papua Nuova Guinea, Taipei, Maldive, Afghanistan, Yemen, Andorra, Repubblica Dominicana e infine Indonesia. A voi la scelta, chat. A voi la scelta. Sapete che, tipo, se la nazione è già stata selezionata fino ad ora, magari rerollo per tra di voi, clicco su qualcun altro perché preferisco fare qualcosa di diverso. Però stiamo a vedere cosa esce fuori tra 5, 4, 3, 2, 1. La madama che sceglie l'Eritrea. Ok. Ok, peculiare l'Eritrea. Vediamo la ruota cosa ci dice. Il Nepal! Ma un giocatore nepalese lo voglio assolutamente ora. Lo voglio assolutamente. E infine io devo decidere. E credo che manderò il nostro osservatore. Abbiamo il Nepal, abbiamo l'Eritrea. Io lo mando in Liechtenstein. Io lo mando in Liechtenstein. A cercare il nuovo Büchel. Allora, staff primavera. Ekrem Turkoglu, abbiamo detto che lo mandiamo a... Dove sei? Il primo va in Eritrea. Eritrea. Ok. Che vabbè, come se lo... Forse l'Egitto... No, forse è più vicino il... No, è l'Egitto è più vicino. Vabbè che cambia poco, sempre 60k. E poi... Il secondo lo mandiamo, abbiamo detto, in Nepal. E quindi, tra virgolette, mandiamolo in India. E infine, l'ultimo osservatore, quello scelto da me, lo cacciamo in Liechtenstein. Che è come se lo stessimo mandando in Svizzera. O in Austria, ok. Bene. Cazzo, è vero, devo cercare i difensori. Io mi dimentico sempre. Chat, la prossima volta... Spam, ogni prossimo giro che dobbiamo chiamare gli osservatori, spammatemi in chat TR. I difensori, 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 difensori. Altrimenti non ne usciamo più. Ok, bene. Abbiamo fatto tutto quello che doveva essere fatto. Hub mercato, vediamo se sono in vendita tutti. Allora, abbiamo V Lima. In prestito L Lima, in prestito J Edwards, in prestito. Poi abbiamo Ebolut in vendita, Cetin l'attaccante. Cetin non l'ho segnato. No, togli questo. Abbiamo Gokan Bulut in prestito, in vendita. Okara a Ali, T. Cetin, I. Kovacevic. E Jorge Martins. Ok, tutto giusto. E grazie Red Scorpio per il 45esimo. Madonna, quanto tempo. Vi fate sentire turbo anziano. Un bacione. Thank you, thank you, thank you. Giga cuoricioni per te.
E arriva anche sul macchio col quindicesimo. Sesso a te, buon uomo. Ciao, bello, come stai, patato? Allora, Gokhan Bulut, sei in vendita? Sì. Tratta con l'Orlando City. Se mi chiedi difensori, mi ricordo dei terzini, comunque. Allora, 900k ed è tuo, Gokhan Bulut. Benissimo. Umut Shahin. Io lo darei anche al Roen, ma per ora no. Ricordi quando non saprò è perché sarò deceduto o qualcosa del genere. Fra, spero... cioè, spero che tu smetta di sabbare il più in là possibile, allora. Cioè... Kishan Gupta per ora rifiuto, ma tra un po' potrei accettare. Buona serata, Scorpion, grazie per la compagnia. Sul macchio devo vederlo il tatuaggio, so che lo metterai ovunque, quindi sappi che non vedo l'ora. Ok, Jorge Martins è quello in vendita, quindi lo diamo via al mio Veni. Anche se, conoscendoti, non so cosa potresti tatuarti. Cioè, potresti andare per un ramo oscuro di Minecraft, tipo tatuarti un... una di quelle cose che nessuno si tatuerebbe mai relativa a Minecraft. Non il blocco di terra, non una spada o un piccone. Neanche un creeper, neanche un animaletto, neanche Steve. Secondo me vai tipo a tatuarti o il pattern della redstone. Però tu non sei uno da redstone. O tipo un enchanting table. No, no, non snicciare, voglio la sorpresa. Ma l'attaccante che hai preso su dal vivaio Mali. Lima? Ali? Non può fare il terzino. L'attaccante che mi fa il terzino, dite? Lui? Oddio, ma sai che... ma sai che... ha buona difesa, buona velocità, buon fisico. Sai che Viera Lima non è male come terzino. Sicuramente ci rimette un po' piuttosto che da attaccante. Però effettivamente non ha... non ha un buon tiro. Cioè, meglio, è lo stesso tiro che la... e se lo mettessi CDC? Fatemelo mettere in campo. Fatemelo provare in campo e vedere dove rende meglio. A sto punto. Fa meno 2 da terzino, fa meno 2 da CDC. E sta lì destra. Peccato. In realtà è proprio attaccante. Mi cala altrove. Beh, 60 posizioni attacco per un 58 non è malaccio, eh. Come ala non è velocissimo. Teniamo l'attaccante, diamolo via in prestito, speriamo che giochi un po' bene. Che giocatori sono andati mentre studiavo? Ma nessuno in realtà di particolarmente buono, eh. Nessuno di particolarmente buono. Ho anche un paio di contratti a rinnovare, ma lo farò a mercato finito. Appena avrò ceduto tutti, così so chi devo tenere. Che strano fare il mercato senza però poter comprare nessuno. Non sono più abituato. Come stop trattative per Martins? No, fra. Omer Bulut, vai, vai al Varnamo. Ti prego, cambio di ruolo per Kalidou Diarra. Kalidou Diarra cosa l'avevo trasformato? Ah, in ala. Deludente. Posso dire deludente? Decisamente. E grazie Dani per il terzo, bentornato, thank you. Giga cuoricioli in chat per te. Allora, Lemanea Lima al Monreal. Delega, prestito secco di un anno al Monreal. E l'altro è Sahin. Praticamente sì, Giorgio. Cioè, se posso, sì, perché l'obiettivo è quello di usare soltanto giocatori provenienti dalle 61 peggiori nazioni del mondo.
e non ce n'è di tanti giocatori buoni in giro. Ok, accetta il prestito di un anno al Montreal. Fra Miretti all'Hoffenheim, abbastanza cursato. No, il Südtirol vuole Ümit Çetin. Vai, Fra, goditi il Südtirol. Ma perché state cercando un attaccante 53 di overall, regà? Clamorosamente terribile come cosa. Ah, è già la prima di campionato, e vabbè, skippa. Ah, no, non è vero. E grazie Ale per il secondo, un bacione. Thank you, thank you, thank you. L'idea è caruccia, ma fino a una certa. Cioè, dovrei fare una cosa simile a quella che ho fatto con l'alfabeto e fare una squadra per ogni età. Si potrebbe fare, in effetti. Sarebbe fattibile. Allora, fatemi sistemare un attimino qua la panca, via Cara, dentro Gupta, e per ora va bene così, con ciò che mi fa da vice. Oh cazzo, ora entrambi Lima, qual è quello che sto dando via io? Non lo so, vabbè, sì, si salva. E grazie Leo per il Prime, un bacione. Thank you, thank you. Dai, andiamola a giocare la prima. Andiamola a giocare la prima contro la Dana Demirspor di Vincenzo Montella. E facciamo una bet. Chi segna il primo gol della seconda stagione? Abbiamo Postolaki, Gupta, Al-Sharani, Russo, Sadik, Bailey, Bailey, Fernandes, Sissoko, Alotaibi, Bairami. Vai, bet partita, un minutino, si scende in campo. E vediamo se riusciamo a combinare qualcosa. Sì, il Belize teoricamente conta. Vale il Belize. Se siete curiosi di sapere quali sono le nazioni da cui possiamo prendere giocatori, vi basta aprire il sito della FIFA, cercare il ranking maschile e cercare dalla posizione numero 151 in giù. Sapete che di tutte le squadre europee sono poche quelle sotto la 150esima posizione. Cioè, per dire, le Faroe sono sopra la 150esima. Sotto ci sono Liechtenstein, Gibilterra, San Marino e forse un'altra. Ma non mi viene in mente niente. Bravo Elotaibi, bel tiraccio. Raga, su 211 stare sotto la 150 vuol dire che sei messo proprio male. Quindi, cioè, l'Indonesia è la nazione più grande che sta sotto la 150. Attenzione a Gulbrandsen. Sì, figa, però non è che gli possiamo far calciare un tiro così impeccabile. Vabbè. 1-0, Gulbrandsen alla prima discesa della Dana Demirspor al minuto numero 6. Pessimo inizio in questa seconda stagione. Segna il trequartista della squadra azzurro-blu, blu-azzurra, loro azzurro-neri, non è azzurro-neri neanche, pare che sarebbe nell'azzurri, però neanche azzurro-navy, non lo so. Che posizione conclusa la prima stagione? Ultimo! Ma chat era voluto l'ultimo posto, nel senso non voluto, però non mi stupisce l'ultimo posto. Al-Sharani, Madò, Padu lo abbatte. E poi commette un altro fallo, ma l'arbitro non dice niente. Gulbrandsen, palla per Onyekuru. Iker Alvarez, gran risposta. Gupta di testa. Gulbrandsen, minchia, non riesco a uscire. L'idea del campionato turco è stata una merdata. Yusuf, bravo su di lui Fernandes. Bravo Gupta. È partito Gupta. E però posto là, cioè, io ti voglio tanto bene. Devo iniziare a dare le istruzioni a tutti. Perché sennò non vanno dove devono andare. Guardate come girano a culo. Ho un terzino mediano e un terzino non inesiste. E un mediano che fa il ruolo del terzino di supporto. Campionato irlandese, sapete cosa in realtà? A parte che no, volevo un campionato che si gioca da
tipo da luglio a giugno, in termini di FIFA. Intanto bravo Bailey. È partito il centrale di centrocampo di Bermuda. All'indietro da RR77. Ancora RR77. Carica a sinistra lontanissimo. Badu la tocca con la mano. L'arbitro non dice niente. Fernandes. Fallo di Yusu. Ah, ecco. Madonna, quanto ti si vedono i muscoli, fra. Alotaibi. Bailey. Bello il pallone per Fernandes. Che giro palla meraviglioso. Gupta! Pallone messo fuori. Cioè, parato da Obzir. Obzir. No, non stavo dicendo. Non ricordo più cosa stessi dicendo. Ah, no. Volevo un campionato che fosse anche un po' competitivo. Tipo, qualche stagione più in là. Invece che averne uno in cui potevo dominare sin da subito. Anche se sarebbe stato un pochettino più utile, forse, giocare in un campionataccio. Gupta. Al-Sharani. Bailey. Destro deviato? Nope. Peccato. Non era una cattiva idea quella di Bailey. Sadik di testa. Teli! Posto là che gliela rubera! Gliela rubera? Gliela ruba! E poi Özbir. Özbir! Gliela prende. Ma io ho lì un magico Rashid Sissoko di alto 2,10 m. Perché non cerchiamo Rashid Sissoko? No, la presa di testa, ma che bel tiro di Gupta. Russo. Mette giù palla al San Marinese. Bailey. Russo. Apre per Bairami. Perde palla. Russo la riprende. Bairami ancora. Russo dal limite. Calcia col sinistro Russo. Il Nadispor c'è. Il Nadispor spinge. Bel mancino del San Marinese. Pallone che prende anche un gran bel effetto fuori di un soffio. No, si è rotto il capitano. Fra, spero si riprenda il capitano Alotaibi. Se si rompe il capitano, siamo fregati, raga. Peli. Ferraccio. Yusuf. Col Brandsen. Yusuf ancora. Al-Sharani vede Fernandes sulla sinistra. C'è Gupta che prova a servire. Non ci credo. Non ci credo. Cos'era quel tocchettino? Bravo Alotaibi. Si è già ripreso il capitano. Un uomo, una garanzia. Al-Sharani, Postolaki. Gupta. Però se nessuno corre dietro la palla, cosa devo fare? Gulbrandsen. Bravo Alotaibi. Oh, Alotaibi bello aggressivo, non è malaccio, eh. Ma la difesa ci sta. La difesa al suo lo fa. Cazzo. Bravo Iker Alvarez. Sta andando, Draco. Per ora non mi posso lamentare. La squadra c'è e funziona, secondo me. Bravo RR77. Erdogan. Yusuf Erdogan. Appoggia ad ogni curo. Di ritorno da Yusuf. Fuori gioco, fuori gioco. Allora, la squadra per essere un team che fa schifo, letteralmente ci chiamiamo squadra schifosa, Nadispor, di cui ho anche fatto un logo, raga. Cioè, in realtà mi sono proprio divertito l'altro giorno a crearlo, il loghino. Non è nulla di che, eh. Però credo che descriva alla perfezione la nostra squadra. In questo momento storico del canale, a maggior ragione. Guardala lì. Questo è il logo del team. Direi che ci descrive per bene, no? Però tra qualche stagione, quando saremo tosti, credo che potremo fare anche del rebranding. Bravo Postolaki. Sadik. Ancora Postolaki. L'appoggio per Gupta. In area Gupta. Ancora il giocatore butanese. Torna indietro da Bailey. E poi Özbir.
Bella l'uscita. Bairami. La porta fuori Bairami. No, vabbè, magari quando saremo una squadra un po' più cazzuta, andare in giro col pagliaccio come... come mascotte non è l'ideale. Henry. Sì, Henry. Onyekuru. Akbaba. Badu Akbaba. Onyekuru col sinistro, che in realtà è al destro. Oh, complimenti, madama. Congratulazioni. Ora in bocca al lupo per il lavoro tostissimo che... che si è scelta. Ma che cazzo. Questi qua fanno due tiri e due gol della Madonna. Questo qua è il difensore centrale Daly che me la piazza all'incrocio. E io non posso fare miracoli. Se il tiro parte e va verso il portiere, in quel momento è al di fuori del mio controllo. Non è fallo su Postolacchi. In realtà in questo momento mi servono dei terzini e abbiamo dei terzini e un CDC. Abbiamo un'intera rosa di Katsus col Brunsen. Akbaba. Ma come Ndiaye? Allora, sopra la testa ti chiami Akbaba. No, però non ricordo più il nome. Però non hai senso. Hai sulla testa un nome, in partita un altro e il nome quando segna un altro ancora. What the fuck? Russo. RR77. Si ferma e rallenta. Al-Sharani. Ma perché? Ma perché? Ah no, sono due diversi. Ok, my bad. Posso dire che il 3-0 è un po' esagerato come risultato. Bravo, Bairami. Al-Sharani. Russo. Palla per Postolacchi. Va via il difensore Postolacchi. Ancora in area moldavo. Calcia Postolacchi. Sempre lui. Sempre lui. A segnare. Il numero 99. Il giocatore che l'anno scorso ha messo 20 gol per il Nadişspor. Ora inizia questa stagione alla grandissima. Virgilio Postolacchi. Bel destro incrociare. Speriamo di far partire la rimonta. Betta appena vinta da Postolacchi. O meglio, chiunque avesse puntato su di lui. Bravo Al-Sharani, bravo Al-Sharani che ci crede. E poi Daly chiude. Magari facciamo un paio di cambi. Dentro Gupta per Al-Sharani. E dentro Lima, proviamo Lima. E gli altri invece chi se ne frega. Henry. Sì, perché basta chiamarlo Henry, lui è Onyekuru. Che dire, Gulbrandsen Sissoko ribatte Akbaba. Cosa? Ah, fuori gioco, ok. Beh, fra, fattelo dire, boy di Twitch, sei un po' un coglionazzo. Svensson, vabbè, me lo son perso. Boadu, che in realtà è Badu, neanche Boadu. Badu Ndiaye. 4-1 ad Adana Demirspor. Beh, insomma, Fernandes. Lima. Sbagliamo tutto. Ma non riusciamo più a fare più di un passaggio alla volta, comunque. Siamo parecchio tremendi. Fermatemi Onyekuru. Bravo Niang. Oh, Niang non è malaccio, eh. Peccato che non lo posso usare perché è senegalese. E quindi non rientra tra i giocatori di nazionalità utilizzabile. In quanto il Senegale è tipo in top 20 e mai nella bottom 61. Bravo Bailey. Bello il pallone per Gupta. Arrivaci Gupta. Esce lo sbirro. Come non detto.
Tieni la lima. Messo giù il giocatore di Tonga, non dice niente l'arbitro, Yusuf Ulbransen. Svensson. Bravo Fernandes, ma ormai l'unica cosa a cui possiamo puntare è il 4-2. Alotaibi, Nyang. Russo. Bailey. Madonna, che rimpallo, vabbè. Rip. Sì, sì, ora sistemo le tattiche un attimino. Magari iniziamo a giocare un po' meglio. Non ne ho idea, Delpox. Non ho mai fatto una carriera in Inghilterra quest'anno. Se non per qualche video particolare, ma non faccio attenzione a ste robe. E di base non faccio attenzione a quanto budget ti viene dato, perché non so da cosa sia dettato, però... Oh, non te lo so dire. Però immagino parecchi, esatto. Allora. Scapolottina numero 1, cioè in realtà appunto prima l'ordine del giorno, istruzioni. Alvarez equilibrata, equilibrata. Sissoko resta dietro. Normali resta in posizione. Bairami resta dietro. Normali sovrapponiti. Resta dietro. Sovrapponiti. Sadik. Difesa equilibrata, resta dietro. Intercettazioni normali. Regista arretrato. Copertura sulle fasce. Bailey, stessa cosa, ma attacco equilibrato. No, in realtà resta dietro anche te. Ok. Poi Al-Sharani rientra in difesa. Entra in area per il cross. Svaria. Lui deve svariare. Intercettazioni normali. Gupta rientra in difesa. Taglia dentro. Gioca largo in realtà. Io penso che tu giochi largo. Ma anche taglia. Taglia dentro non è male. Ah no, guarda. Gioca largo, inserisciti alle spalle. Segmento per il cross equilibrato. Ok. Russo rientra in difesa. Gioca largo. Inserisciti alle spalle. E infine Postolaki. Rimani centrale. Inserisciti alle spalle. E rimani in avanti. Ok, ora vediamo se effettivamente a calciare le varie cose ci stanno i migliori. Al-Sharani miglior tiratore di punizioni. Da lontano le calci sempre tu. Rigorista sempre Postolaki. Di brutto anche. Gli altri fanno cagare. Calci d'angolo li batte entrambi Al-Sharani. Ok. Delpox è un po' tosta perché non credo che siano tutti quanti propriamente aperti a livello religioso. Non è che tutti quanti i giocatori abbiano apertamente detto io credo in questo, io credo in quell'altro. Non molti lo fanno. Non è una questione di non politically correct, perché è un contenuto come un altro dei miei. Intanto uno dei due Lima se ne va. Più che altro è che è una cosa che è un po' difficile da creare, perché non credo che... Ah sì, giusto, le bet devo dare. Bravi. Scegli bet. Postolaki assegnato. E grazie Mar per il 19esimo. Un bacione. Tutto bene, grazie. No vabbè, ma sti qua hanno rotto i coglioni. Nessuno che vuole andarsene. Ma... Resoconto su Bagot? Ce l'abbiamo? È un 62, ma sai che non è così male. Come terzo. E in tutto questo... Occhio, perché si è venuto a creare questo Nueke APA. Delle 6 shell. 17enne, non è male, eh. Non è male. E grazie, Jacko, un bacione. Thank you, thank you.
Quindi, cioè, se per dire io adesso dovessi andare a fare cerca giocatori, posizione no, paese, regione, toh, facciamone una a caso da qua, Indonesia, mi trovi solo Bagot? Sì. Quasi Bagot lo prendo, sapete? Il Malawi è nella top 150, le Maldive no. Mi hai creato giocatori random? Forse lo fa. Tirerei 30 secondi per convincermi a sobbarmi o darlo a Pollo. Vabbè, fra, decidi tu cosa fare. A me piacciono i soldi, poi vedi tu. Allora, io quasi quasi Bagot lo prendo. Non c'è il rischio che tu per la prossima live lo debba vendere? Sì, c'è il rischio perché non hanno ancora aggiornato le classifiche del ranking FIFA. Però. Merda, guarda lo Taibi. Vuoi un attaccante, Fra? Vuoi Ivan Kovacevic? No, Ivan Kovacevic no. Tony Bailey mi serve, Sadiq anche. Vuoi Jorge Martins? Più 700k? Voglio il mio secondo portiere. No, no, no. Controfferta, rimuovi scambio. Però aspetta. Scambio giocatori, portieri. Vuoi Chetin? Più 600.000. Mi sono liberato di un portiere. E quindi Elkan Bagot, nuovo difensore. Benissimo. Turnover. Importante. Vabbè, dai, sei il primo difensore dalla panca, non è male. 5 anni di contratto per Elkan. No clausola. Ok. Prendi un po' di soldini, ma in realtà non mi dispiace neanche tanto così. 2005. Benissimo. Comunque sì, regà, ho delle mod installate. Quindi Elkan Bagot sarà il terzo giocatore della Reale e penso anche ultimo giocatore reale della squadra. Ora gestione squadra. Guarda che mi ero portato il Lima sbagliato in panca io. Coglione. E al posto di Shaheen prendiamo Bagot. E ok. Bene. Not bad. Ora, tra un paio di giorni dopo la partita contro il Kayserispor, teoricamente dovrei ricevere il primo aggiornamento della nuova stagione con Gavranovic ed Emrah che segnano due gol per il Kayserispor e di fatto chiudono la partita nonostante il gol di Gupta all'89esimo. Perché non penso funzionino per play, credo funzionino solo ed esclusivamente. Per PC. E comunque Vieira Lima al Villarreal B. Non ce lo vedo male. Cioè il Villarreal B magari gioca anche un po'. Ok, fermi. Aggiornamenti dal Liechtenstein. Yannick Hassler. Cazzo, però guarda il potenziale. È che fai schifo, ma è un ottimo potenziale. Herbert no, Simon Müller no. Dario Maier. Spero tu sia un centrocampista, Fra. Yannick Meyer no. Ok, Hassler ti tengo lì. No, Frex, non puoi dirmelo così, io ci rimango male. No, sono tutti Gupta anche questi. Oh yes, Chandra Gupta, non era tipo un sovrano? Nitin Gupta, tienilo qua. Ma non possono chiamarsi tutti Gupta però. Che palle. E vabbè, Nitin teniamolo d'occhio. E infine l'ultimo, che è quello dall'Eritrea. Khalifa Hassan, schifo. Grazie Frex, grazie Skihard, un bacione. Allora, tu hai un pessimo potenziale, ma un ottimo valore. E forse mi stai anche CDC. Va bene così per ora. Qua offerta per Kovacevic, sì.
Al Crotone accetto. Al Cosenza, non al Crotone, pardon. Allora, vivaio, vediamo chi abbiamo appena preso. Abbiamo preso Reed, che forse è pronto. No, 9 settimane ancora. Abbiamo preso Ahmed CDC dall'Eritrea. Piano di crescita, fa vedere. Sì, mi stai bene come CDC tu per ora. Sta 104 settimane a fare un po' tutto, quindi va bene. Promuovo in prima squadra. Mentre Maier è un COC. Piano di crescita. Lui è effettivamente un COC. Altro non può fare. Però piuttosto che avere un altro Gupta, mi tengo Maier. Gotta be honest. Promuove in prima squadra, per ora tu va bene. E l'altro che abbiamo preso chi cazzo è? Ah, l'abbiamo già promosso. In che senso mod? Tipo quelle di Minecraft, fra... Allora, abbiamo detto che... Tipo... L'altro Gupta... Prestito. O forse Maier prestito. Ma sai che rimuovi dei prestiti tu... Aggiungi i prestiti Dario Maier. Che magari mi torna buono. Mentre, ecco, Omar Ahmed... Lui è molto buono. Con la maglia numero... 89 in onore del suo youtuber preferito. Mi giocherà CDC. Il che vuol dire che Samaras può essere venduto. Ok. Quindi ora mi mancano giusto i terzini. E poi l'intera rosa è composta da giocatori provenienti dalle peggiori... Oh, rosa, pardon. Oh, stai cazzo fermo! L'intera formazione titolare sarà composta da giocatori provenienti dalle peggiori 61 nazioni del mondo. E da lì possiamo soltanto cominciare a giocare, potenziarli e, nel caso, migliorarlo con qualche giovane talento. Ti prego, però, devi anche iniziare ad andare. Sapete che se non si levano dal cazzo, li mando via io tutti, eh. E grazie matematica per il 34esimo, un bacione, thank you, bello. Bentornato, 2 mesi dal quarto bimbo, nonché terzo anno, eh. So come ti senti, Anuar, non ti preoccupare. Te non cagare il cazzo che tanto ti sto vendendo. Ok, hanno accettato il prestito secco per Lima. Spero che loro due se ne vadano e poi avrei altri 3 giocatori da vendere, cioè Samaras, Ali e Kara. Chissà. Chissà se riusciremo a liberarcene. Madò, il Karagumruk di Pirlo, Bertolacci e Borini. E Viviano. Che squadrone. Vai. Simula. Borini, Fegoli, Fegoli, Darri. Ancora segno Gupta, ma... Molto male. Ho anche quella, Paolo, sì. Ciao belli, intanto state arrivando ora. Minchia, è impossibile vendere dei giocatori. Ce l'ho fatta venderne uno, ma chi è? Kovacevic al Cosenza ha accettato. Devo iniziare a cacciarli via. Ok, Lingolstadt vuole Onur Kara. Accetta. Ma certo che il Palermo, se dovesse andare in Serie A, riuscirebbe a gestirla economicamente col City Group alle... Cioè, col City Group alle spalle è tosta, non riuscire a gestirla. È decisamente tosta.
Oh, sai che il CDC cubano forse non è una pessima idea. Aspetta. Abrosa. Non abrosa. In effetti è una cosa perfettamente sensata. Cerca giocatori. CDC Cuba. Ma via ricerca. È respawnato. Sergi Rodriguez è respawnato. Non è male, eh. Non è male. Comunque sì, il Palermo potrebbe tranquillamente fare qualche investimento e salvarsi comodo in A. Perché ha una solidità economica che tante altre squadre si sognano. Ok, Nweke Appiah. Purtroppo, però ha 17 anni. Cioè, un giocatore delle Seychelles me lo tiro su volentieri. Se posso. Al posto di Egger. Tanto grazie, Onur. Allora, Gyanendra Gupta rifiuta. Ali Al-Khalij si accetta. Ah no, lo scambio. No, tratta. Ragazzi, è una carriera in cui posso prendere giocatori soltanto dalle 61 peggiori nazionali del ranking. Ah! Ups, no, non volevo. Scusami, bro. Mi è saltata la trattativa perché non volevo all'Ibrahim. Pirla. In realtà, allora, vediamo com'è il cubano. Nel caso prendo il cubano e l'altro, è il giocatore delle Seychelles, e mi sistemo il reparto di CDC. Sistemo. Mentre perdiamo un'altra partita. Vorrei finire il mercato prima di iniziare a giochicchiare qualche partita qua e là. Ok, offerta per il prestito di Maier, ne ho due. Una dalla Santa Fe e una dalla Ruca. Delega senza riscatto. Delega senza riscatto. L'AG Lima rifiuta. Mi serve. Allora, i posti che possono essere scoutati, regà, sono tutti quelli che hanno una nazionale ufficialmente riconosciuta dalla FIFA. Quindi il Vaticano. No, il Vaticano. Ah, la Ruca ha accettato, vai. Il Vaticano non ha una nazionale ufficialmente riconosciuta dalla FIFA, quindi non può essere scoutato. La Corea del Nord, sì. Ma la Corea del Nord è tra le peggiori 61? Non lo è. Fine, non è difficile. Perché Jan Caramo credi sia un Wonder Kid fallito? Bro, Caramo sembrava dovesse diventare quello che adesso è Vinicius. Madonna, la Roma che prende Gnabry. Che acquistone. Quindi sì, teoricamente è un Wonder Kid fallito. Oh, finalmente primo punto in campionato. Postolaki Gupta contro l'Antalyaspor, benissimo. Ok, Sergi Rodriguez. Sergi Rodriguez è da prendere. Ottima osservazione, chiunque l'abbia fatta in chat prima del guardare il regen suo. Ma ottima call. Ottima call. Quasi quasi li prendo entrambi. Ab mercato. Allora, Rodriguez mi fa da titolare. Appia invece mi sta come quarto. Giusto per fillare lo slot. Però bene. Allora, importante, me lo accetti? Praticamente il mio miglior centrocampista insieme a quello dell'Eritrea. Sergi Rodriguez. No clausola rescissoria. E ok, accetto queste condizioni. E sì, dopo guardiamo anche i trasferimenti più costosi.
Benissimo, mentre Nweke Appiah viene a fare il quarto. Minchia, abbiamo rifatto completamente il centrocampo. L'unico che è rimasto è Bailey. Ma Bailey starà in panca ora. Ok, Appiah ignora. Stipendio? Fra 700 no, 800. 700. Benissimo. Esatto, avrò sempre i giocatori freschi, nessuno di loro andrà in nazionale, nessuno di loro si farà male in nazionale. Si faranno male tutti quanti in allenamento. Il talento che ho dato al Fenerbahce, ora se volete andiamo a vederlo. Allora, offerte ricevute, loro l'hanno accettato, lui sta decidendo se andare all'Union Santa Fe o alla Ruka. Il che ci lascia con Samaras da vendere. E poi Martins, Chetin, Ali e Bulut più i due centrocampi. Minchia, disastro. Rosa. Abrosa. Guarda Lima che è già cresciuto le manea. Mentre Lagi rimarrà qua a far la muffa praticamente. Abbiamo detto allora, Sergi Rodriguez, cambio numero di maglia. Grazie Ale Chiea, un bacione. Sergi Rodriguez davanti alla difesa, ho bisogno di un numero importante. Tipo il 95. Ok, non Sadik, mentre Nweke Appiah, da che aveva il 14, si becca il 74. A meno che non sia già occupato. Che fastidio. Ok, Egger, trasferimenti. Sadik, trasferimenti. I titolari saranno Ahmed Rodriguez con Bailey prima riserva. E Appiah in tribuna. Che squadretta. Imbarazzantina come squadretta, però. Ok. Magari è mancino destro, 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 entrambi. Chi è quello che passa meglio? È Rodriguez, ok, perfetto. Che team. Prossimo giro davvero devo mandare gli stronzi, gli osservatori a cercare solo ed esclusivamente terzini. O quasi. Alla fine Meyer in realtà è andato a giocare alla Ruka, quindi rimane in Europa. Diciamo un tiro di schioppo da noi piuttosto che andare dal Liechtenstein a il lato opposto del mondo. Saliovic, guarda. Arslan, l'anno prossimo ti vendo. Guarda, il Cosenza vuole anche Jorge Martins. Vai, prenditelo. Tutto tuo. Oh no, mo stanno piangendo perché non vincono. È la tua occasione, Edgar. Sono contento che la sigla stia piacendo. È un giorno Gabri che mi fa: oh, mi son preso bene e te l'ho fatta. Fammi vedere, fammi sapere se ti piace. Merda. Andiamo un attimino a migliorare il morale della squadra e poi cerchiamo di giocare qualche partita per vincerla. Sono tutti col morale abbattuto. Bro, ma tu dovresti avere il morale super contento. Perché non lo siete? Maledetti infingardi. Vediamo se ora sono di nuovo tutti contenti. No, alcuni non lo sono. Quelli che giocano non lo sono praticamente. Antigua e Barbuda, ragazzi, non è nella bottom 61. Allora, sta partita contro la Lanyaspor la voglio giocare, però. Allora, giochiamo noi così, loro arancione, non si capisce un cazzo. E noi rosa, loro
militare. Vai. Bet tattica. Avvia il pronostico. Doppietta Postolaki. Sì, no. Signore e signora... Signore e signori, buonasera e benvenuti in quel di Batman Turchia, dove oggi il Nadispor affronta l'Alanyaspor alla Twitch Prime Arena. E a tal proposito vi ricordo che la sub con Twitch Prime è completamente gratuita, anche se in realtà è Amazon Prime Gaming, ormai non è più Twitch Prime perché non esiste più. Non ho ancora vinto una partita con questa squadra. È un po' come con Lugo, ma meglio che con Lugo. Non so come dire. Vabbè. Bravo Alvarez. Con Lugo ci abbiamo messo 3 stagioni a vincere la prima partita. Ma il Lugo non avrebbe dovuto impiegare 3 stagioni. Qua sì, ci sta che io sia in difficoltà e giocando non riesca a ottenere risultati decenti. Bravo al Sharani a servire Postolaki, che vede lo scatto di Gupta sulla sinistra. Gupta ancora il giocatore del Bhutan. Balkovec. Fatih Aksoy. Verticalizza da Hassan. Karaca. Hassan. Su di lui Sissokolo salta. Fernandes chiude. In realtà non chiude. Pallone che filtra da Ferhat. Alotaibi. Ma come rigore? Ma come rigore? Vabbè, ma era lungo il corpo. Hassan contro Iker Alvarez. Hold on lie. Gliela prende l'Andorrano. Allora in contropiede. Gupta. Al-Sharani. Rodriguez. Bravo il cubano ad allargare adesso in direzione Gupta. Gupta ancora. Fino in fondo Gupta. Gupta. E non riesco a mettere il cross. È incredibile. Bravo Al-Sharani. E la perde subito. Caraca. Non è Caraca, è Caraca. Ferhat. Rasul. Rientra sul destro. Mamma mia, imbarazzante. Bello il pallone per Ferhat. Iker Alvarez, cioè... Ok, sono in difficoltà. Spazzo. Frega sega. Postolaki anticipato. C'è Sissoko. Al-Sharani. Sbaglia Al-Sharani. Ora Hassan ha spazio per calciare col destro da 3/4 della... Vaffaculo. Ma dai, ma nessuno fa queste cose. Quale folle riceve palla lì e calcia in porta dai 25 metri invece che avvicinarsi verso il portier? Vabbè, sto giro non ha colpa al portiere, c'è da dire una cosa. Cioè, oddio, sì, ha un 70 di overall e a quelle palle non ci arriva, ma non è colpa sua. Lui fa tutto quel che può. Sono io che ho sbagliato a impostare in quel modo. Scemo io. Ahmed. Al-Sharani. Apre per RR77. Ancora lui, il sammarinese. Palla per il giocatore dell'Eritrea. Rodriguez. Chiuso da Gunesh. Una tristezza sta partita finora, eh. Jensen. Salta Alotaibi, non sa neanche lui come. È bravo Iker Alvarez. Leo, c'è il link nelle informazioni del canale. Tipo nella descrizione di Twitch c'è il link per Discord. Postolaki. Vede Al-Sharani. Fuori gioco del Moldavo, ma non sono d'accordo. Ah, mentre se parli proprio della zona per i sub, devi collegare l'account di Twitch all'account di Discord. Proprio dalle impostazioni di Discord. Fai il collegamento e poi vedi anche le stanze per i sub. Magari non è immediato, magari devi chiudere e riavviare Discord, però le vedi poi. Ferhat. Rasul. Bravo Bayrami. Dai, dai. Bravo Postolaki. Bravo Postolaki. In area al Moldavo. Pareggio Nadispor. E come direbbero i giovani... Sium.
Chi è che ha detto che voleva punti sicuri puntando sul no? Sul doppietta apostolachi no? Chi è che l'ha detto? Virgilio vi purga. Virgilio Purgolachi. Caraca. Palla all'indietro. Jensen col mancino, Iker Alvarez. Pallone in angolo, bravi. Caraca. Bravo Ahmed su di lui. Oh, non male difensivamente, il CDC dell'Eritrea. Però io qua dove cazzo vado? Postolaki cerca l'appoggio, non la trova. Jensen, Russo la riprende. Posto giusto nel momento giusto, Russo. Ahmed. Gran giocata. Fernandes. Gupta ha battuto. Infatti c'è fallo. Questa sarà interessante da vedere. Gupta. Ma che era sta scamorzetta? Ahmed. Largo per Gupta. Ancora l'87. Fino in fondo. Cross in mezzo. Perché non ha posto Laki? Perché non c'è neanche provato che era russo per giunta? Vabbè. Al-Sharani. Oh, bello per Sissoko. È uscito il portier loro, peccato. Perché l'idea di cercare Sissoko lì è ottima. Forse è uno di quei pochi casi in cui dovrò effettivamente selezionare manualmente Sissoko e crossarla a lui. È alto, è grosso, le prende tutte di testa. Ma dai, cioè davvero la Lanyaspor ha le magliette della Ulsport? Mamma mia. Che cosa meravigliosa. Allora, i CDC, Ahmed, Rodriguez, mi stanno piacendo. Non male. Stanno dominando loro? Come è giusto che sia. Però noi dobbiamo colpire in contropiede. No. Alotaibi è un po' fragilino, posso dirlo? Non ho messo Bagot in panca. Oh sì. Bravo. Rashid Sissoko. E poi vedi, perdiamo palle in maniera stupida impostando noi. Jensen. Ferhat all'indietro per Hassan. La doppietta del 93. Due gol del cazzo abbiamo preso. No, no, Bagot ce l'ha in panca. Un Wonderkid di FIFA 18 che non ha fallito. Sinceramente non ricordo chi fosse il Wonderkid di FIFA 18. Forse Gnabry. Sempre che lo si consideri dopo. Gunes. Grazie per questa grande notizia di Tillman al Norwich, merda. Tutta la Turchia era in apprensione, voleva sapere come andava a fine la trattativa. Grazie, grafica. Bravo Gupta, per Gupta. Russo, gran giocata. Cross a cercare Gupta di nuovo. Rodriguez chiuso da Fer. Bairami. Russo, anticipato. E sono questi passaggi qua che mi stanno fregando per ora. I passaggi di impostazione. Bravo Rodriguez, con calma. Russo. Gupta. Gupta. Calcio ha ribattuto, peccato. De Ligt è un altro, sì. Se vogliamo, non Van de Beek. Chi era l'altro, l'altra stellina del... Forse no, Allergio non era ancora all'Ajax lì. Che forse non è neanche un Wonderkid, però. Teo? Forse Teo? Russo. Fallo. Ma io gli stavo facendo il passaggio, mi ha spinto via dalla palla. Ma scusa. Mi stai dicendo che questo non è fallo? Cioè, mi stai dicendo che dei tanti falli che vengono fatti... De Jong, ecco, De Jong era. Dei tanti falli che vengono fatti su FIFA, che vengono chiamati inutilmente, questo... Con Russo che cerca di fare il passaggio gli viene impedito dal 23, non è fallo. Ma solo perché non è caduto. Ma quello è rigore ovunque. È rigore ovunque. Comunque si era De Jong il centrocampista dell'Ajax a cui stavo pensando.
Gupta. Ancora a cercare Russo, Rassul. Ma Rassul... Ah sì, Rassul è il terzino che spinge come un dannato, semplicemente. Ferhat. Tocco per Jensen fuori gioco. Qua lo voglio il pareggio. Dovrebbe sistemare uno i falli non dati e due i falli dati in... Bro, ma che cazzo fai? Dentro Niang. Imbarazzante. Fammi provare anche Bagot. Chi tolgo però? Vai. Oh, guarda Ahmed che fa più due da terzino. Vai con Rashid Sissoko là. Ok. Ho fatto un po' di cambi. Grazie, Bob. Per il 19esimo. TR, perché anche da bisessuale non ho nessuno? Cioè, ho il doppio delle possibilità. Questo non è assolutamente vero. Il fatto che tu sia attratto da sia uomini che donne non vuol dire che tu abbia il doppio delle possibilità. Vuol dire semplicemente che hai più potenziali partner. Comunque non metterti fretta. Quando c'è da arrivare, arriva la persona giusta. Bello il pallone di Gupta per Russo. Corri, corri su quel pallone, Ahmed. Peccato. No, vabbè, voragine difensiva. Ho fatto l'uscita con Sissoko, non avrei dovuto. Chiudi. Ok. Provaci, Alvarez, mandala su. Comunque non hai il doppio, hai semplicemente una pool leggermente più ampia. Perché il fatto è che tu sia attratto comunque da tutte le persone. Ti ho detto bisessuale, non pansessuale. Sinceramente non vedo grossa differenza. Perché cioè se una persona ti viene a dire ciao sono non binary, non è che dici è uno. Non so come dire. Ci sarà sicuramente una sottile differenza che io fatico a vedere. O anche una persona transgender o comunque proprio che ha fatto tutto quanto. Beh, no, vabbè, comunque sono io. Sono io che non ho, qua in questa piccola distinzione non l'ho mai capita. Tanto bravo Ahmed. Piano, devo cercare il pareggio, poi ti rispondo in maniera seria. Ahmed, dentro per Gupta! Che palla. Che palla di Ahmed. Che palletta di Ahmed. Visione 90. Mamma mia, che palla. Che palla di Ahmed. Ma attenzione perché Postolaki ha ancora 4-5 minuti per cercare la vittoria. O quantomeno un altro gol per noi. Stavo dicendo, vabbè, tralasciando discorsi che magari è meglio non fare perché non ne capisco fino in fondo. Il fatto che tu sia attratto da non solo uomini o donne, ma da entrambi, non vuol dire che le persone compatibili con te raddoppino, no? Lo so che è triste, però è così. Aumenta la pool, non il numero di persone con cui effettivamente sei compatibile come individuo. Fine della storia. E comunque ripeto, siete giovani, non mettetevi fretta. Ma anche se non siete giovani, non mettetevi fretta. Non ho dato il numero a Bagot. Vabbè, 2-2 contro l'Antalyaspor. Da un lato bene, perché comunque avrebbero meritato la vittoria loro. Dall'altro peccato perché abbiamo sprecato un paio di opportunità buone. E abbiamo preso due gol stupidi. Perché il primo, guarda, errore in impostazione di Al-Sharani. Palla regalata, passaggio, se la sposta sul bene e sul destro e calcio in porta. L'altro gol, errore in uscita di Gupta. Rashid Sissoko si fa superare. E poi bravi loro, semplicemente a passarsi la palla orizzontalmente finché la porta di Alvarez non è risolta sguarnita. Guarda, noi con Postolaki invece bel contropiede, con Russo che serve il Moldavo, che poi incrocia al destro. Parata di Kjær Alvarez al 38esimo, questa non me la ricordo. Ah, ok, bella. Bella parata alla sua sinistra. E infine Gyanendra Gupta, che riceve quel gran pallone da Ahmed. Guarda che palla. Guarda, secondo me ha sbagliato. Posso dire sinceramente che secondo me era un pallone per Postolaki dato male.
che però essendo dato male per Postolaki è arrivato perfettamente a Gupta, tutto solo. Bello sto gol, mi piace. A me piacciono i gol così, col bel passaggio più che col bel tiro. Quelli che mi personalmente mi accendono di più. Vabbè, Packers, per quella ci sta. Comunque sì, Bob, non disperarti, non metterti fretta, che è peggio. Goditi la vita così com'è, che so che è una frase mainstream e so che è detta da Tearless Raptor, salve, professional, persona impegnata da quasi 4 anni in una relazione stabile. Accetta prestito secco al Dundalk. Sì, vai. Si sta bene anche da soli. Devo pagare la bet, è vero. Tutto bene, amore? C'ha la tosse. FIFA 2010. Beh, fare un altro FIFA non lo so. Ma che palle, Jorge Martins al Cosenza non ci va. Bulut alla SPAL, quanta gente devo ancora vendere? Allora, se lui va via in prestito, gli altri li cedo. Li caccio via a zero. Se ho i ruoli occupati bene. Avanza di un'ora. Ma un'ora alla volta. Poi vediamo anche i top scambi del mercato fino ad ora. Oh, Jerome Edwards va in Irlanda. Vai Jerome, l'uomo delle isole vergini americane, che spero possa crescere a dovere giocando in Irlanda contro una competizione di fatto al suo pari. Bulut, che palle. Tierno mi ha dato 20 punti. In che senso non ti ha dato 20 punti, Fra? Comunque, giusto per capire, gli acquisti più costosi: Tomori dal Milan all'Atletico per 110 milioni. Gonzalo Inacio, che spende 80 milioni, o meglio, che per 80 milioni va dallo Sporting al Leverkusen, che ne aveva incassati precedentemente 77 per Patrick Schick, che arriva alla Juventus con tipo 7 anni di ritardo. Sangare al Liverpool, quasi ce lo vedo, un Sangare al Liverpool. Milan che sostituisce Tomori con Upamecano. E prende anche Gonsalves, sti fatto con i soldi di Tomori, quindi chiamali scemi. Bel doppio acquisto per il Milan. Mason Mount al Borussia Dortmund, Fra, perché è realistico? Alaba torna al Bayern, Kimpembe va al Milan, è la madonna, al Milan si è rifatto la squadra. Ciro Immobile al Leverkusen, che sostituisce in questo modo Patrick Schick. Gnabry alla Roma, Leon Bailey agli Spurs, Gabriel Malgaes al Newcastle, Danjuma al Siviglia, ci può stare. Simakan dall'Ipsia al Southampton, questo non ce lo vedo. Çalhanoğlu al Liverpool per 50 milioni, questo non ce lo vedo. Kulusevski al Liverpool, era madonna. E comunque non ci vedo neanche questo, visto che Mo è al Tottenham e probabilmente lì rimarrà. Fekir al Barça, sì. Lenormand alla Juventus, piacerebbe. Gonzalo Ramos al Barça, altra cosa che vedo plausibile. Varane al PSG, altra cosa incredibilmente plausibile. Cugna all'Inter, non lo so. Tete all'Offenheim, sì, è una cosa da Tete. Raspadori alla Juventus. Ciao amici tifosi del Napoli. Gaial West Ham, no, sembra sbagliato. Dest al Borussia, sembra sbagliato. Che però ha dato Guerreiro al Barça. Pessima manovra del Borussia qua, fifisticamente parlando. Van de Ven al Lille, ok. Zubimendi all'Inter, ce lo vedo. Ken al Sassuolo per 40 milioni. Ecco una cosa che non vedremo mai nella vita. Ma proprio mai nella vita. Calabria al cioè, allora, con tutto il rispetto del mondo per il buon Davidino, però Calabria al Real non credo che vadano a prendere Davide Calabria. Lobotka alla Sociedad, perfetto, preciso. Ecco, tipo Szymański dal Feyenoord al Nizza, potrei anche quasi vedercelo. Zielinski dal Napoli al West Ham. Vi dirò,
Come dico io da un paio di settimane a questa parte, di fatto da quando abbiamo visto il Napoli guadagnare l'accesso ai quarti e poi la successiva estrazione dei tabelloni di Champions, io l'ho detto, se il Napoli fa la doppietta campionato Champions, vende tutti. O comunque buona parte della squadra. Cioè, se gli arriva l'offertona per Osimhen, lo dai via. Se ti arriva l'offertona per Kvara, lo dai via. Se ti arriva l'offertona per Zielinski, lo dai via. Perché una squadra come il Napoli, se davvero riesce a fare la doppietta campionato Champions, non può ripetersi. Non può provarci un secondo anno, ma ne vale la pena? Se puoi guadagnarci 300 milioni da un mercato e reinvestirli e magari riprovarci tra 5-6 anni di nuovo? Non lo so. Ho questa sensazione qui. Cioè che se il Napoli vince tutto quello che può vincere, vende metà squadra. Si rifà completamente tutto quanto il team. Ma anche se non vinci, guarda, vendere Osimhen, no, lui ha fatto l'anno scorso 18 gol, soltanto metà delle gare, lui è forte. Ma non vuol dire niente. Magari è forte, mo ti danno 120 milioni per Osimhen. Che fai, lo tieni, rischi che poi inizi a impippirsi e magari lo puoi vendere a 43 anni dopo. Secondo me no. Secondo me non ti conviene. Sì, sì, ovviamente io non dico che venda tutti il Napoli, dico che secondo me buona parte della squadra, comunque due o tre giocatori chiave li vende, se il Napoli riesce miracolosamente a fare doppietta. E lo so che è tanto giovane, ma appunto perché è tanto giovane te lo pagano tanto, Sol. Comunque, a Inuri al Bologna, Pog. Incapie al Boca. A caso. Calvert-Lewin all'Atalanta succede sempre su FIFA. Vabbè, magico. Vediamo se mi arriva qualche altra offerta per i nostri, ma... mi sa di no. Madò, Kökçü al Napoli. Ecco, vedi? Perché non vendere Zielinski e prendere Kökçü? Che come giocatore sono più o meno simili. Forse Kökçü un po' più regista, un po' meno trequartista. Sai, Pagaz, che non ho visto nessuna delle due partite d'Italia. Perché quella contro l'Inghilterra non andava a Rai Play. Quella contro Malta ero fuori a cena. Non te lo so dire. Però sicuramente l'hanno convocato anche semplicemente per evitare che se lo prenda l'Argentina. E un po' per... come dire... magari dargli la possibilità di ottenere uno spostamento, un trasferimento in Europa nella prossima sessione di mercato estiva. Che stupida non è, magari proprio nel campionato italiano. Però, due gol in due partite, cioè, non mi sembra l'ultimo degli stronzi, cioè. Però fossi in Pinamonti mi girerebbero le palle. Io non la vedo così. Io guardo da un punto di vista statistico. Apriamo Transfermarkt. Piano, mi girerebbero le balle a prescindere in quanto... ma più che altro per una questione di... fra, che rosicata, cioè ci volevo andare io. Ma non necessariamente per una questione di... è giusto o sbagliato? Perché lui viene da X piuttosto che da Y. Allora. Sì, ok, Pinamonti ha un rate... però piano. Dalla Serie A in su devi guardare, perché qua ti guarda tanto le giovanili. Pinamonti, da quando gioca in A, perché le giovanili ha fatto un botto di gol, Pinamonti negli ultimi 5 anni ha fatto 10, 12, 13, 26, 27 gol.
Le tag ne ha fatte 26 tra il 2022 e il 2023. Quest'anno ha fatto 4 gol in 20 partite. Ok. Secondo me non sono così diversi, sai, Pagaz? Sono due tipi di calcio diverso, ma difficoltà... Secondo me non così diverso. Soprattutto se giochi nel Tigre, non in una squadra di primo livello, ecco. Però in Argentina... Secondo me se metti Pinamonti in Argentina non fa meglio di Retegui. E se metti Retegui in Italia non fa tanto peggio di Pinamonti, anzi. Secondo me sei lì. Poi io, magari, ripeto, io non ci capisco un cazzo di calcio, ma se convochi un giocatore per... Che cazzo ne so? Anche semplicemente per tenerselo lì, perché in futuro potrebbe tornare buono e poi non lo chiami più, non ci vedo nulla di male. Comunque, cioè, ripeto, Pinamonti in 5 anni da professionista in Serie A ha fatto 27 gol. Che sono 27 in più anche solo rispetto ai secondi di gioco che potrei fare io, eh. Non sono di certo la persona giusta per giudicare, però visto dall'esterno capisco perché. Allora, se il Sutil lo sale in A, vuoi un nome? Allora, se rimane in... Se rimane... Perché premesso che probabilmente molti li vendono. Allora, Zaro... top difensore che qualche gol te lo fa perché è semplicemente molto alto e quindi qualche gol te lo fa. Casiraghi, macchina da assist dai piazzati, altrimenti Tight è instancabile, il suo lo fa a centrocampo, non tanti bonus magari, ma il suo lo fa. Che significa vita buttata, che hai sprecato i tuoi punti. Ecco, vedi, il fatto che non sappia parlare italiano a me non turba. Il discorso lì. Può rappresentare una nazionale? Sì. È stato chiamato da suddetta nazionale? Sì. Gioca per quella nazionale? Sì. Ok. Cioè, per me finisce tutto con un ok. Per me la questione di lingua non c'entra niente. Allora, Adnan Ali ha un ottimo potenziale. Ti tengo d'occhio un altro po', perché ho ancora un mese teoricamente in Eritrea barra Nepal barra Liechtenstein e poi vediamo. Per il resto devo fare una cosa importante, cioè no? Aha. Allora, portieri ci siamo, Alvarez Cho, terzini, Fernandes, Kaya, ci siamo. Alutaibi, Sissoko, Baggot, Sahin, ci siamo. Terzini, Bayrami, Niang, ok. Ahmed, Rodriguez, Bailey, Egger, c'è di giocatore, vai. E infine anche Sadik, c'è di giocatore, rescindi contratto. Il che ci lascia con Bailey, Rodriguez, Ahmed, Rodriguez, Ahmed e... Appia. Poi Martins, tiè, fuori dal cazzo, non mi servi. Samaras, fuori dal cazzo, non mi servi. COC, Al-Sharani è ok. Gupta è ok. Ali, c'è di giocatore. Meyer ne starà lì alla Ruca per un po'. Gupta Lima con l'altro Lima che sta giocando al Monreal. Russo Coffi per ora va bene. Postolakis, Aliovic, Cetin, Lima, Cetin, dai via. Ok. Ho tutti i numeri giusti? No, Baggot no. Baggot si becca la maglia numero 91. Ah, 94 c'è la Sissoko. Abbiamo un fan di Ciccio Gamer, abbiamo anche un fan di Stepney con l'88. No, 73 deve essere dato al mio giocatore preferito poi come numero. 81 è il Can Baggot.
Poi Sahin è giusto così. Niang lo farò giocare al posto di Bairami perché ha rotto il cazzo Bairami. Loro sono giusti coi numeri. Gupta, Lima sono giusti coi numeri. Coffee è anche giusto. Ok. Sì, giusto per dirvelo, i giocatori della squadra avranno tutti quanti numeri che vanno dal 70 in poi. Perché? Boh, for the rules. Comunque, ripeto, cioè... Tornando al discorso di prima un attimino, io forse sono... la vedo in maniera un po'... diversa. Nel senso che... se posso scegliere tra due giocatori e uno penso che mi aggrada di più, lo prendo a prescindere da quello che ha fatto. Secondo questo ragionamento non ci dovrebbe essere Pafundi in nazionale. E voi potreste dire, sì vabbè, sono d'accordo. Ma non siamo noi gli allenatori, forse c'è un motivo. Allora, difensori buoni, allora ne ho trovati come DC, non come terzini. Terzini io ho... questo Carlton Joseph e questo Subhash Gupta, che però Gupta non intendo tenerlo. Diarra probabilmente andrà via, l'uomo delle Mauritius non mi sembra un granché. Reed sto aspettando che diventi un terzino. 4 settimane, 1 mese me lo porto in squadra e giocherà lui a destra. E poi mi manca un terzino sinistro e finalmente avremo l'intera rosa di titolari, quantomeno proveniente dalle peggiori nazioni del mondo. Momenti clou contro l'Ankaragukwu. Vai. Momenti clou contro l'Ankaragukwu. Scavata gli svincolati. Guardate, quello lì magari mi metto a farlo off camera se c'ho voglia nel weekend e non ho un cazzo da fare. Tipo sabato pomeriggio che sarò qui a guardare il Südtirol. Magari mi metto a scavare dagli svincolati delle 61 nazioni e vedo se c'è qualche giocatore buono. Ma per ora va bene così. Anche perché... vado che sbatta. Oddio, vinci sempre. Dipende dalle azioni di attacco che ti vengono concesse. Non è neanche detto. Prevliak. Tasos. Ah, cercare ancora Prevliak. Niang con la chiusura. Bravo, Niang. Ora, attenzione. Töre. Töre. È San Marino, Fabio. Töre a spazio, il 27. Bravo Fernandes, guarda te se gli dai il rigore. Bravissimo. Questo cognome non lo posso leggere però. Dai, regà, cioè con tutto il bene del mondo, ma guardate come si chiama il 16 dell'Ankaragukwu. Cioè io non voglio bestemmiare in live, ma sono quasi costretto. Il 16 avanza, Pedrinho. Ma fa culo. Giocatore per la prossima carriera? Rodriguez, tala dentro, Gupta! E Baja dirla mette fuori in due tempi. Vabbè, non ci credo, il numero 16. Gupta rallenta. Mamma mia. Ahmed! Erroraccio del giocatore dell'Eritrea. Sì, beh, immagino anch'io che la pronuncia qui sia quella, però, insomma, capite bene che... Bravo Niang, chiudi su Pedrinho, bravo Niang... Ma come fallo? Sì, sì, che poi si aggioca, è vero. Però lo stesso, cioè... Nadishpor in contropiede, RR77 sul pallone... La mette giù. Ma perché c'ho Ahmed punta io? Ma per forza si è mangiato i gol. È un CDC punta? Ma che cazzo li fai i vari cosi di attacco? Devo sistemare anche quello. Così se ti parte il 4-3-3 aggressivo almeno hai i giocatori nelle posizioni giuste. Perché scusa, gestione squadra. Mo, parliamoci. Modulo ultra offensivo. Che idea di merda. Fatelo dire, fra, che idea di merda.
Questo è russo, va qua. E Al-Sharani qua. Poi modifica anche l'offensivo. Ahmed va a CDC di destra. Rodriguez, Sissoko, Gupta, russo, Gupta, Al-Sharani, AS, AD. Poi difensivo. Non so cosa io stia facendo. Ok, no, sì, sì, è giusto. AD, AS, ATT. Ecco perché si fotte tutto quanto con le... con le simulazioni. Perché se gli cambia il tipo di pressing che devono apportare alla fine. Ultradifensivo sistemato. Oh, ok. In che senso, Leo? Cosa vuol dire meno 18, meno 20? No, me li ha rigirati. Io FIFA, ma chi cazzo ti scrive a te? Che l'incompetente a cui hanno dato il compito di scrivere tutta sta roba. Turbo incompetenti. Oh. È certo che ci giochiamo noi streamer. Facciamo le visual, facciamo i soldi, fra. Maledetto Pedrigno. Dai, gire su un spor, simula veloce. Vittoria in campionato, Al-Sharani Gupta. Madò, Gupta, regà. Una certezza. Finalmente una vittoria. Clamoroso, non ti stressare, Arian. Che poi di Gupta io ne ho due in squadra, quindi non so quale sia quello che sta segnando un botto. È Kishan. Gyanendra ha fatto soltanto quel gol su quel pallone di Ahmed che... Madonna, al bacio gliel'ha dato, al bacissimo. Ok, come to Beşiktaş momento. E io il Beşiktaş quasi quasi. Dai, giochiamo contro il Beşiktaş. Gol russo e la bet. Gol RR77. Sì, no. Vai. Gioca partita. No, però con la maglia quella marrone. Bella Righi, buonasera. Benvenuto tra noi. Fa piacere che sia qui. Seleziona le cose giuste. Ma di sto passo, se mi gioca così Ahmed, che mi sta piacendo, ce la becca Ahmed la 73, eh? Allora, i vantaggi della sub sono i classici di Twitch, cioè emote, non emote. Guarda il pelazzo che esce dall'ascella. Hai le emote, non hai le pubblicità. Hai l'accesso alle stanze presso di sub del server Discord. Possiamo sfidarci durante i sub day appositi, quindi quelli in cui vi sfido a giochi vari. E di solito stacco intorno alle 11, più o meno, minuto più minuto, quindi un'altra oretta sto in live, poi magari è un'oretta e 10, però più o meno un'altra ora io sto in live di solito. Peccato, c'è di quasi, mamma mia. Gupta di testa, Kartal, Tosun, Quetzal, con calma il numero 18. Pressato da Fernandes, li va via Fernandes. Bulut, Onur Bulut. Ma come Onur Bulut? È il mio Onur Bulut? Ciao Manu. Ah no, è un altro Onur Bulut. Sono lo stesso nome. Grazie per il 37esimo. Un bacione a te e ai moderatori. È vero che oggi è la giornata tipo nazionale del... giornata twitchale del moderatore. Io non ho ringraziato nessuno. Vabbè, grazie boys. C'è solo Nico, mi sa, ora. Magico. Ghezzata la bandierina. Cross in mezzo. Alo Taibi. Svetta su tutti. Al-Sharani. Prova ad uscire. Jetson. Tosun.
1-0 Beşiktaş. Ah, finché non riusciamo a neanche tipo fare mezzo passo per girarci e buttarla via la palla. Guarda che c'è Postolaki. Porca troia. Tayyip Talha. Saliucan. Getzal. Che cazzo vado con Sissoko? Saliucan ancora. Sissoko tornami dietro. Sissoko tornami dietro. Sissoko tornami dietro. Bravo Niang. Niang. Ah, non c'è nessun moderatore. Vabbè, scialla. Tanto mi sembra che siate abbastanza tranquilli stasera. Gupta. Al-Sharani. Gupta ancora. Al-Sharani ancora. Rodriguez. Dalla per Al-Sharani. Dai Al-Sharani. Dietro Postolaki. Ci arriva Mert Russo. RR77. Con l'1-1. E la bet va in favore del San Marinese. La bet va in favore del San Marinese. Certo, rimanei cenato stasera. Ma Manu, non male. Ho soltanto bisogno di un... dei terzini. E di parte delle riserve. Però non siamo messi male. Gupta. A cercare Al-Sharani. La sponda che non arriva. Ancora Gupta di testa. Niente. Figa. Minestrone e Pinzimonio. Io sarei pienissimo. Tutta roba che mi gonfia. Cioè allora, la verdura mi gonfia e tutti gli spazi causati dal gonfiore della verdura vengono riempiti dal minestrone. Stai scherzando? Fuori gioco! Fuori gioco! Come no? Come non è fuori gioco? Scusa? Eh sì. Lo tengono in campo addirittura due persone. È regolarissimo. E niente, doppietta di Tosun, come non detto. Ma Al-Sharani, che giocatorino. A differenza di Gupta, che già tanto si sa camminare. Però in realtà lui in simulazione segna un botto, Gupta. Rodriguez. Gupta. Postolaki, Al-Sharani, di ritorno da Postolaki. Che azione! Calcio spettacolo, gioca bonito. Palla però sul fondo. Gunok. Oggi cosa ho mangiato? Allora, a pranzo ho mangiato un omelette senza uova. E voi direte, what? E io vi dico, sì, teoricamente mi sarei dovuto fare un omelette, ma non avevo voglia di uova. Quindi ho mangiato letteralmente il prosciutto e il formaggio che ci andavano dentro e un cetriolo. E a cena ho mangiato un po' di pasta e di fatto la metà omelette che aveva avanzato Claudia. Ma no. Mamma mia, Russo ci prova per la doppietta addirittura, palla sul fondo. Pizza senza impasto, una caprese, neanche, tipo una mozzarella alla pizzaiola. La mozzarella, quindi prendi la mozzarella, ci metti sopra dell'altra mozzarella e della marinara praticamente, della salsa marinara, e poi la scaldi. Mamma mia, Gupta, imbarazzante. Quando si schiacciano lì vicino alla porta è sempre un buon momento per tentare l'affondo. Sharani. Gupta, prova a metterla giù, mano di Gupta. Omelette du fromage. Sì sì, omelette du fromage. Tipo il burger burger. O il pizza, o la pizza pizza. Fai una pizza. Vabbè, ma che palle. Sti cazzo di tiri imprendibili. Saliucan. 3-1 Beşiktaş. Che per carità, cioè, è il Beşiktaş. Ma allo stesso tempo. Porca troia. Guarda che bello il giro palla. Gupta, mettimela. Postolaki di testa.
che arriva Mert. Bello per Postolaki. Orca troia, non l'ha tenuta bassa. Hai il difensore centrale moldavo? Mi sa che sono i Prigen, quelli che ti genera a caso. Però sai, tipo, centrocampista centrale sarebbe potuto essere Ionita. Ma... CC è tosta. Il Burger Burger è una roba che offrono in alcuni fast food in America, che offrono... Aspetta. Panino con all'interno comunico ripieno, un panino vuoto. Cioè, il pane ripieno di pane. Bro, ma prendi due panini e basta, che lo ti costi anche di meno. O ti mettono anche le salse. Umut. Muleka. Yilmaz. Mamma mia, Iker Alvarez. E non era fuori gioco. Paratona. Paratona dell'Andorrano. Beh, teoricamente è vegetariano il pane. A meno che non ci abbia le uova dentro. Ma forse con le uova è ancora vegetariano. Senza addirittura vegano. Poi non so quale pane possa avere le uova, però non si sa mai. Pane ripieno di pa... Due panini, grazie. Mai mangiato omelette? Peccato, sono buone le omelette. Cioè, a me piacciono. E anche parecchio. C'è qualcuno di cotto? Il Sharani non ha resistenza. Vai con Gupta. Potrebbe avere il latte, ecco, forse più che l'uovo, sì. Sì, sì, sì. So perché ho detto uovo. Però intendevo dire... Cioè, comunque prodotti animali, non ci ho pensato. Forse il burro aveva più senso. O lo strutto. O lo strutto nel pane, figata. Vabbè che non mi stupirei, Ma no, ma Salijovic non mi serve, Manu. Non ha la nazionalità giusta. E perché c'ho Alotaibi punta? Perché Alotaibi punta? Cazzo ci fa là? Ahmed. Peccato. È lì soltanto come vice Postolaki, ma in realtà non mi serve. Sì, beh, i miei personaggi mettono strutto pure nella pizza, non mi stupirei. Sì, beh, ma magari tipo lo strutto c'è nelle piadine, nelle tigelle, che però non è pane, non so come dire, cioè... Sì, è pane, teoricamente, però non è pane. Ne mangi una quantità infinitamente più bassa. Oddio, non di tigelle, in effetti di tigelle mi ci sfondo. Vabbè che poi mi ci sfondo, ora come ora, vuol dire ne mangio 4 e sono pieno, però... Ma il pane magari tipo il pane da burger. Il burro glielo metti anche semplicemente sopra. Per fare la calottina bella dorata. Peccato, stavamo uscendo bene. E poi gli abbiamo lasciato questo spazio enorme. Muleka calcia alto. Lo strutto no, non è vegetale. Lo strutto è grasso di maiale, teoricamente. Bello il pallone per Russo. Russo dentro per Postolaki. Postolaki Virgiliu. Peccato. Qua un po' più di freddezza e darà gol. Niang tiene... Mamma mia, Niang. Signore e signori, giocare con i 59 di overall essere piace. Manu! Cos'è quello che resta, bollendo i resti del maiale? Il tessuto adiposo in forma cremosa abbastanza disgustosa. Vabbè, oh. Sai quante cose sulla carta disgustose in realtà sono buonissime. Io ricorderò sempre questo posto in Irlanda dove le patatine non te le friggevano nell'olio, te le friggevano nel grasso di mucca. Raga, erano di un buono, pesantissime, le mangiavi tipo una manciatina ed eri distrutto. Ma erano di un buono. Erano dei malati quelli, però era un posto...
Non è che era neanche un posto particolarmente fico, raffinato, e fare le cose. No, era proprio uno di quei baracchini. Bello? No, vabbè, Russo, c'è una doppietta. Uno di quei baracchini in cui ti andavi a mangiare l'hamburger e le patatine alle 3 di notte, distrutto dall'alcol. Peccato, perché Sissoko dovrebbe prenderle quelle. Gupta. Indietro per Postolaki. Gupta. Russo. Porca troia. Russo è un fire stasera. Tipo, era uno strutto di mucca. Era uno strutto. In alcune sagre friggono solo nello strutto. Vabbè, ma in realtà se ci pensate ha perfettamente senso, eh. Friggo le cose tradizionalmente, tipo in Emilia, le cose vengono fritte nello strutto perché? Perché quello avevi per friggere, non avevi l'olio d'oliva. Massimo il burro. Ma tipo in montagna, a Bolzano, cioè tutte le ricette tradizionali hanno il burro, mica l'olio. Al sud, tutte le ricette tradizionali, dove crescono effettivamente gli ulivi, hanno l'olio, non il burro. È perfettamente ragionevole. Che palle, che palle. Vabbè, me la potevo risparmiare quella dello strutto. Però vabbè. Però sì, se ci pensate ha perfettamente senso a livello logico il perché. Falso. È vero, è vero, è vero. In Toscana gli ulivi sono solo in Toscana. Cioè, avete ragione, perdon. Pardonatemi. Bello il pallone per Gupta. Gupta. Mano. Cioè, dimmi te se mi sono, devo prendere un fallo di mano del genere. Postolaki. Oh no. È troppo tardi. Nel senso, ho voluto cercare il tiro un po' troppo preciso e l'ho facappato di brutto. Madonna, ma è pure Anu, è pure giovane. Teoricamente non dovrebbe andare a ritirarsi così presto. No, comunque è vero, ci avete ragione. Si trovano soltanto in Toscana gli ulivi. Quindi ho appena detto una stronzata, scusatemi. Dimenticavo la lore tirlessiana. Bravo lo Taibi. Gnec. Porca troia. Arbitro, era palla. Ti giuro era palla. È finito, è finito tra il pubblico. È in panchina. Scusa, arbitro, era palla. Era no, che giallo. Dai, era palla palese. Guarda. Guarda se era sulla palla l'intervento. Mamma mia, per così poco. Ne ha due di caviglie, anche se ne perde una. Vai, Gupta. Vai, Gupta. Attenzione, Gupta. Però è cotto. Gupta, poverino, non corre più. Rodriguez contro la palla del cubano. Palla per Ahmed. Apre da Niang. Niang da Russo. Bello per Postolaki. Avessi segnato il rigore, questo gol è meraviglioso. Ma se avessi segnato il rigore mi sarei portato a casa il pareggio contro il Beşiktaş. Che rosicata enorme. Che rosicata enorme. Ma che gol. Ma quanto l'abbiamo gestito bene questo. Che palla di RR77. Che spaccata di Postolaki. Ho sbagliato. Per quanto rosico per aver sbagliato quel rigore, comunque. Bello, 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 bello. E niente, GG. Tra l'altro, tutta quanta un'azione particolare alla fine, quella del secondo gol. Voglio rivederlo. Allora. Guarda, palla da Niang. Guarda che cross. Mamma mia. Comunque, cioè, gli unici due intrusi, tra virgolette, continuano a essere i due terzini. Peccato. Ma questa qua posso dire che l'abbiamo meritata noi per come l'abbiamo giocata. Rosic. Rosic. Comunque, sì, la programmazione è letteralmente domani Pokémon Infinite Fusion, lo finiamo. Sabato Placid Plastic Duck Simulator. E poi domenica riposo, e poi lunedì riprendiamo le live, facciamo lunedì, martedì, mercoledì. E poi basta. E poi sabato.
Settimana prossima 4 live. Perché giovedì e venerdì sono a Bolzano la sera. Ok, qua come siamo messi? Ancora deve... Una settimana e diventa terzino destro e posso finalmente usarlo. Voi siete... Oddio, tu volendo Carlton Joseph puoi essere salvato. Non hai un potenziale altissimo, ma puoi essere salvato. Tu assolutamente. Tu puoi venire a fare il secondo. Tu forse potresti addirittura diventare il primo. Appena fai 16 anni ti mando in prestito, potresti diventare il primo con Iker Alvarez secondo. No, rimandato a martedì prossimo quello, Riman. Mamma mia, Gilibo G. Simula veloce contro il Gaziantep. 1-1, Al-Sharani, Maxim, bravi. Sì, Kirizu, confermo. La mia top 3 Pokémon bombabili è Lopunny, Lilligant e Zarina. Ancora nessuna anticipazione. Non so se posso dirlo, quindi... No, ma non so, cioè perché non essendo roba mia, essendo ospite, come sempre, non lo so. Ok, dai. Mi sa che ha perso un po' di potenziale in questo modo, ma va ben così. Allora, finalmente possiamo avere un terzino. Un terzino come si deve. Quindi vendiamo Bairami. Tutto bene in questo mondo, ma Bairami, hai cagato il cazzo, vai. Trasferimenti. Anzi. Arian Bairami. È stato bello. Mentre Eddie Reed, terzino destro delle Isole Vergini Americane, che indosserà la maglia numero 96, giocherà a destra. Figata su Tirol Bari. Ma... Che cazzo è? Ah, Reed, eccolo. Il Druso poi è bello dentro. Cioè... Tra tutti gli stadi che ho visto, è forse quello che esteticamente mi è piaciuto di più. Chiaro, è uno stadio da serie B. Proprio perché essendo piccolo, di più non puoi fare attualmente. Però il fatto che abbia le tribune così a ridosso del campo... Sei proprio vicino. Io sono stato in prima fila quando sono andato a vedere su Tirol Perugia. Ero proprio a 2,5 metri da Rover che mi passava davanti. È figata. In realtà stadi brutti non ne ho visti. Purtroppo lo stadio del Padova, l'Euganeo, era sotto ristrutturazione. E lì, sai, se te lo becchi sotto ristrutturazione, per forza non rende come deve rendere. Quindi è il peggiore, ma non perché lo sia intrinsecamente, ma perché l'ho visto sotto ristrutturazione. Per la condizione in cui era quando sono andato. Però non mi sembrava un brutto stadio. Anche se, porco cazzo, cioè, arrivata una certa ora, c'avevi proprio la luce dritta in faccia, era quasi fastidioso. Dove eravamo seduti io e Sal. Quello della SPAL non male, ma vedendo la tribuna ospiti purtroppo sei in uno spicchietto un po' scomodo. E anche il... Però dentro lo stadio bello. Poi vabbè, il Dall'Ara, ma il Dall'Ara è storico, quindi ci sta. Vabbè. Camp Nou immagino. Che sia qualcosa di particolarmente bello. Allora. Ma cosa abbiamo? Teoricamente Fenerbahce contro Nadispor. Momenti clou contro il Fenerbahce di João Pedro e Muriel. Gibilterra, Annesley. Fa vedere. So FIFA. Annesley. Lui, Annesley. Sì, però fa schifo come terzino sinistro, cioè 55 come terzino, 61 come difensore centrale. No, cosa me ne faccio? Niente, è lì a far polvere. Oh no, maglie accoppiata di maglie terribili, non si vede una sega. Cominciamo male. Cominciamo molto male perché la difesa schierata. Sì, ma guarda Sissoko dove sta rispetto a João Pedro. Ecco, appunto.
appunto. Cioè, se parti con i giocatori posizionati male, tu puoi anche cercare di coprire gli errori, ma più di un tot non puoi fare. Ora attenzione. Ok. Ok. Regà. Il Barcellona di Guardiola, cazzo. Il Barcellona di Guardiola, che azioncina. Krupa non ho idea di chi sia. Ah beh, allora sì, Trento Bolzano la fa in poco. Oh oh oh. Rodriguez, mettimela per Postolaki. È troppo sotto, peccato. Vado, Zingerle si chiama il loro portiere. Mamma mia. Zingerle, se non ricordo, no, era Zangerle. La pasticceria dove mi portava sempre mia nonna a Bolzano. Mamma mia, che buono. Cioè, che poi più che buono, perché sinceramente non me la ricordo, è più che nostalgia. Perché più ci penso, più sa di nostalgia quel posto. Fallo barra fuori gioco. Ok. Madò, che mi prendeva sempre la torta alle fragole. Che bello. Ah, intanto grazie mica per la sub. Mi sa che non ti ho ringraziato, buon uomo, un bacione. Perdonami, me lo son perso. Ismail. Lincoln. Ancora Ismail. Dal limite può calciare. Invece torna indietro da William Arao. Ismail, William Arao. Che è successo? Fallo fuori gioco? Benissimo. Non ho pagato la bet di prima, ci avete ragione, poi ve la pago. Arao. João Petro. Lincoln. Kadioglu. Muriel. No, mi ha saltato. Bravo Iker. Lontana, lontana. Sì, vabbè, ma che cazzo è sta difesa? Ma per forza prendo gol. Madò, ma due gol di merda ho preso. Sì, vabbè, qualcos'altro. Ho preso due gol del cazzo per come era posizionata la difesa in partenza. In posti in cui non sarebbero neanche dovuti stare. Ma proprio secondo nessun tipo di logica dovevano star lì. Qua, bravi loro. Qua se mi segnano... niente. Questo è l'unico gol che ho preso giustamente. Ma gli altri due, no. Gli altri due erano una bullshitata enorme. Aspetta, Chromium, che arrivo a leggere, ma mi sembra di aver già letto una figata pazzesca. Vai Rodriguez. Vai Rodriguez. E niente, l'ha persa. 3-1 Fenerba, cioè, ma giusto così. Ciao Dirlo, sono appena tornato da New York per un progetto con la scuola in cui simulavamo una riunione di un organo dell'ONU rappresentando il paese e cercando una soluzione per un topic che ci ha dato. Bellissime queste cose. Conosco un paio di persone che l'hanno fatto, bellissimo. Comunque, bentornato. Spero tu ti sia divertito, spero sia andato bene. Un bacione, bello. Comunque, gol RR77. Sì, l'ha fatto prima. Note a chi sta andando. Bene. Ah, giovani talenti. Ultimo mese da Liechtenstein, Nepal e infine da l'Eritrea. Ora dobbiamo scegliere dove mandare i nuovi osservatori. Cioè, non i nuovi osservatori. Dobbiamo mandare di nuovo i nostri osservatori. E ricordo che la prima scelta sta a voi. La seconda sta alla ruota. La terza sta a me. Il Nepal alla fine non mi ha regalato gioie. Ma da un lato va bene perché sarebbero stati gli ennesimi Gupta in squadra e anche no. Terzino Krupa e vediamo. Allora, Adnan Ali. Ciapa su. Adnan Hassan. Buon potenziale ed è terzino. Ciapa su. Tu no. Tu no. Fanno tutti Hassan di cognome. No, ok. No, perché ho già abbastanza attaccanti. E ok. Allora, fa vedere. Che ben tirato su. Allora, abbiamo tirato su sì, vabbè, Hassan in realtà fa schifo. Ha solo un buon potenziale. Ho sbagliato. Tu invece? Tu sei effettivamente un COC. In realtà non volevo portarmelo su in squadra, l'altro Abrosa. Hassan. Piano di crescita. Però tu sei solo veloce. Cioè, sei un'ala, ma... non penso che tu valga molto come ala. Vabbè, comunque, come stanno andando i nostri fuori?
Guarda Jerome Edwards che è già cresciuto di 4 però, Jerome Edwards potrebbe essere qualcuno da tenere. Chat, sta a voi scegliere il prossimo. Allora, vi ricordo che le nazioni da cui potete farmi prendere i giocatori sono le seguenti, e ve le rileggo. Allora, abbiamo Indonesia, Repubblica Dominicana, Andorra, Yemen, Afghanistan, Maldive, Taipei, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Myanmar, Singapore, Nuova Caledonia, Tahiti, Fiji, Vanuatu, Sud Sudan, Barbados, Malta, Cuba, Bermuda, Porto Rico, Guyana, Santa Lucia, Grenada, Moldavia, Nepal, Belize, Cambogia, Saint Vincent and the Grenadines, Montserrat, Mauritius, Chad, Macau, Mongolia, Dominica, Bhutan, Sao Tomé Principe, Laos, American Samoa, Isole Cook, Brunei, Samoa, Bangladesh, Djibouti, Isole Cayman, Pakistan, Tonga, Timor-Leste, Liechtenstein, Seychelles, Gibilterra, Eritrea, Aruba, Bahamas, Somalia, Guam, Turks and Caicos, Sri Lanka, Isole Vergini Americane e Britanniche, Anguilla e infine San Marino. Di base sappiate che se qualcuno è già stato scelto fino ad ora, magari continuerò a rigirare la ruota. O comunque la ruota, continuerò a cliccare su di voi per prendere un paese ancora non selezionato fino ad ora. Ma vediamo. Chiudo gli occhi. Tra 3, 2, 1. Victor. Victor 26esimo. Gibilterra. E quindi giocherà a Gibilterra. O meglio, andremo a cercare a Gibilterra. Mentre la ruota dove ci fa andare? Macao? Ce l'abbiamo già mangiato? Sì, no, mangiato no, ma neanche mandato. E io decido di mandare il mio osservatore numero 3. Sono indeciso tra la Somalia e Vanuatu. O la Nuova Caledonia, che è una bandiera bellissima. Vada per la Nuova Caledonia, che è una bandiera bellissima. New Caledonia. Allora, trasferimenti, staff primavera. Abbiamo detto. Lui lo cacciamo. Cos'è che avete detto voi? Gibilterra? Gibraltar? Ok. Che è come se lo stessimo mandando in Spagna, essenzialmente. Ok, poi Vrtovec invece lo cacciamo, come richiesto la ruota, a Macao. Malawi, Macao. I difensori, bravissimi. Ora lo seleziono. Ala, forte fisicamente, portiere, attaccante, mentalità difensiva. Forse mentalità difensiva. Ok. Quindi magari ce ne arriva qualcuno da Macao. E stesso discorso per Jorge Guedes, che invece il difensore ce li dovrà portare da... Che in realtà è più un ci manca un terzino, realisticamente. Quindi lui lo possiamo lasciare generico. È ben detto dalla Nuova Caledonia. New Caledonia. Ok, che è qua giù. Right. Ok. Benissimo. No, io voglio proprio dei terzini. Ok, Kirizu, il discorso è... Sono giocatori provenienti dalle peggiori nazioni del mondo? Krupa è un attaccante, comunque è tedesco. Anning anche. Sto cercando dei giocatori da nazioni impepeghite, quindi non ha senso. Ok. Ciao amici del vivaio. C'è qualcun altro che è pronto a salire? Subhash Gupta, cioè no. Joseph ancora giovane. Diarra lì rimarranno lì, penso. Ma per sempre. Oh, mo c'è il Sivaspor. Abbiamo avuto la nostra partita di riposo. Contro il... Dai, facciamo un po' di... Tipo, simula partita, vado in bagno mentre simulano il primo tempo. Madonna, ma c'è quel Caicedo? Penso di no.
Vado in bagno mentre siamo nel primo tempo. Nel caso vediamo di joinare il secondo. Però il team mi piace così. Ecco, se proprio posso fare il cacapalle, io cambierei il COC. Perché mi piacerebbe avere un giocatore di una nazionalità per ogni singolo ruolo. Quindi abbiamo attualmente, che ne so, il primo portiere dell'Andorra, potremmo avere il secondo da Bermuda, o il primo un domani, e il terzo dal Myanmar. Poi abbiamo Yemen, abbiamo Chad, abbiamo Indonesia, e ce ne manca un quarto di difensore centrale. Poi abbiamo come terzino destro, per dire, abbiamo Reed, che è delle Isole Vergini americane. Poi abbiamo Bailey, che sarebbe un doppione, Rodriguez, che è da Cuba, Ahmed dall'Eritrea, Appiah dalle Seychelles, Al-Sharani dallo Yemen, che sarebbe un doppione. Abbiamo due Gupta, quindi il COC di riserva sarebbe da dar via. Abbiamo un sacco di giocatori di Tonga. Insomma, mi piacerebbe avere una squadra con 22-23 giocatori e ognuno di questi da una nazione diversa. Bene. Simuliamo, vado in bagno, torno e vediamo di finire quest'ultima parte di live. Arrivo! Eccomi, scusate. C'è Claudia che si è addormentata, quindi mi sono un attimo sincerato di chiudere un po' tutto il possibile per evitare che si svegliasse per luci, non luci, rumori, non rumori, perdonatemi. Ok. Scendiamo in campo? Bet rimonta. Avvia il pronostico. Rimonta vuol dire che dobbiamo vincere, sì, no. Pareggio non vale come rimonta. Vai. Scendi in campo. 45 minuti per noi e via.
Dov'è che stiamo giocando? Ah, ma siamo sempre in casa qua. Siamo ancora in quel di Batman. Bravo Gupta. Lo scatto del giocatore del Bhutan. In area Gupta. Dietro per Postolaki. Che culo. Regà, che culo. Che botta di chiappe gigantesca. Ho cercato il passaggio all'indietro per Russo. Il pallone è rimpallato letteralmente sul piede di Postolaki. Che a mezzo metro dalla porta non può sbagliare. Che culo. Che assist il difensore centrale del Beşiktaş, però. Che in realtà è Sivaspor, però va bene uguale. Grazie Gianlu per il secondo. Bentornato, bello. Anzi, per il primo. Benvenuto. Thank you. Giga cuoricioni per te. Sì, è una... No, non con nazioni piccole, con nazioni scarse. Che poi spesso le due cose coincidono. Ma... cos'è successo? Qualche rimpallo in più lo volevi vincere comunque, Musa? Vabbè, che palle. Questo è il famosissimo kickoff glitch. Che ora proverò a sfruttare anch'io, Gupta. Postolaki. Imbeccato da Gupta. Ancora Postolaki in ala. Col sinistro Postolaki. Tiè, Sivaspor. Tiè, beccati questo. Comunque grazie Gianlu, un bacione. Io comunque non vedo perché tu non debba comprare a prescindere Gagliardini. Ma perché va contro le regole che mi sono autoimposto. Non va bene, cioè... Poi se dovrebbe giocare Gagliardini, non gli altri, che non mi crescono più. È un casino, fra... Prima o poi Gagliardini lo prenderò, anche soltanto per il meme in una carriera. C'è sempre la carriera interattiva. Quando la faremo, lì sarete voi a poter scegliere chi prendere. Sì, ma questo non è rigore. Fra, si è lanciato a terra. Scusami, ma qua stanno bullshittando loro. Vabbè, ma figa, ma stai su, non ha fatto neanche finta. Hai appena fatto il tuo media a una squadra di cui i tifosi hanno esposto un striscione stupendo di ringraziamento all'Italia a Firenze. Ma non sono gli stessi che hanno tipo rotto il naso a Bianco come tifosi? Mano. Tiè. No, io comunque ce l'ho più con la versione nel gioco. Chi tira? Beh, lui è il miglior rigorista. Spanne sopra chiunque altro. Posto like contro Yildirim. Spiazzato Yildirim. 4-4. Vabbè, comunque, cioè, con tutto il rispetto nei confronti del Sivaspor, io non ce l'ho col Sivaspor in real life. Ce l'ho con il Sivaspor in questo momento in quanto squadra mia rivale, mia avversaria su FIFA. L'avrei fatto a qualunque squadra, anche al Südtirol, credo. Samu Saiz. Palla per Derlek. Bravo Lautaibi. Ancora Derlek. Caicedo. Figa, riuscirò mai a prendergli palla dopo il calcio d'inizio, sti bastardi? No, è impossibile. Devo commettere fallo. Non in area però. Caicedo. Unstoppable. Musa. Bravo Reed. Saista la bandierina. Arriva c'è Lautaibi. Mamma mia, Lautaibi che giocatore. Gupta. Messo giù Gupta. Palla mia. Con calma Virgilio. Non abbiamo fretta. Risaliamo. Palla. Ma come no? Era sulla palla, dai, fra. Vabbè, giallo, lo accetto. Bravo Rodriguez. Caicedo. Ulvestad. Bravo Sissoko. Grande Rashid. Partiamo con Reed ora. Postolaki ancora. In verticale a servire Russo. Che palla per Russo. Testerno Russo. Non male. Riman, sto cercando il meme nella frase che hai appena scritto, perché è palesemente non vero, ma non lo trovo.
Sissoko davanti alla difesa. Dentro al Sharani per Gupta. Ah, Kenya put this... Kenya suck this dick. Era una battuta di quel tipo, ci ho provato. Kenya suck on these nuts. Ecco, lo sapevo. Ci sono arrivato dopo col Kenya. Fucking Egypt. Tipo quella che mi aveva fatto beat, ma non ricordo cosa avesse scritto beat per farmici cascare. Il Sugondis. Il Sugondese, il Sugondis. Ahmed fermato dal CDC. Che in realtà non è neanche il CDC, è Caicedo che in fase di ripiegamento difensivo. Ulvestad, Saiz. Ancora il 24, siamo Saiz, Ulvestad. Su di lui, ma no, quanto è grosso Elkan Bagot. Appin Dangoye, Camara. Grazie che te la sei fatta passare accanto, caro Ahmed. Iker Alvarez. L'aggancia bene Gupta. Peccato. Sissoko, Gupta. Fai Gupta che sei fresco. Per Postolaki, anticipato dal difensore. Pallone sul fondo. Anzi, no, l'ho colpita proprio io male e basta. Dovevo calciare. Ho cercato il gol semplice. Avrei dovuto calciare per un magico 5-4. E invece non l'ho fatto. Ahmed la perde, la riprende l'Otaibi. Russo. Postolaki. La tiene Postolaki, si appoggia a Gupta. Sì così Postolaki. Sì Gupta. Postolaki ancora. Virgilio. Postolaki. 5-4 in quel di Batman. La ribalta al Nadişpor. E ora, regà, se già alla seconda stagione stiamo cominciando a fare qualche partita decente. È preoccupante. È preoccupante per le squadre della Turchia, perché io mi aspettavo di iniziare a fare partite semidecenti alla terza stagione, alla terza annata. Ma in realtà se già riusciamo a tenere testa un pochettino alle squadre che giocano anche in Europa dalla Turchia. Schifo non fa. Alotaibi, bravo, prendi la palla. Prenditi anche il giallo, va bene. Mandano tutti su ora. Samu Saiz, pallonetto, baggo di testa, Russo. È finita. Spazza. Che pensa se l'avesse superato, che ridere. Sì, Batman è la città in cui si gioca. Manita di Postolaki? E non me ne ero neanche accorto. La manita di Virgilio Postolaki? Che giocatore, raga. Che giocatore il Moldavo. Il primo gol non l'abbiamo visto. Cioè, meglio, l'avete visto voi, ma ero in bagno. Questo gran culo. Pallone che gli rimbalza letteralmente addosso. Il secondo, bel taglio alle spalle della difesa. Si inserisce bene, bel sinistro. 6 minuti dopo, rigore. E infine l'ultimo decisivo all'89esimo. Io ho cercato Rodriguez qua, ma va bene anche Postolaki. La vitto, mamma mia. Partita combattuta, bella rimonta però. Bella rimonta. Allora, pago la bet, rimonta sì. Rimonta sì. Tranquilli, raga, non me la dimentico. Nel caso la pago più in là, però... Cotechino, cosa c'ho da vedere negli ultimi messaggi di Manu? Lo so, vero, uomo pagno? Ed è questa la cosa bella. Forse possiamo già vedere qualcosa di nuovo. C'è un'altra partita prima. Virgilio Postolaki che cresce. Cazzo, però non cresce già più. Ah, forse se gli cambio il piano di crescita, fra. Peccato, però.
Forse bisogna trovare un attaccante nuovo con Postolaki che deve fare la riserva a lungo termine. Edwards, sempre buono. Lima, Nie. Meyer è cresciuto finalmente di uno. Vabbè, con calma crescono tutti. Adnan Ali. Qual è Adnan Ali? Ah, quello che sto trasformando in COC. 59. Uno dei tanti. One of many. Mi sa che devo iniziare a tenere soltanto i giocatori effettivamente validi dallo scouting. Quelli che valgono 1,5 milioni, 1,8 milioni. 3,5 milioni, che cazzo ne so. Mo, simula contro il Kasim Pasa. Al-Sharani, Postolaki. E loro sbagliano un rigore al 79esimo. Regà. Se stiamo facendo... Ah, ormai l'ho fatto, non posso più gambiare. Oh, oddio. Adnan Hassan. Chi cazzo è Adnan Hassan? Ah. Tizio che stavo trasformando ad ala. Sì, non mi serve neanche lui. Cioè, lo tengo come... come vice russo. Cedendo Wilfried Coffey. Ma per il resto non è che mi serva. Ti do un numero a caso. Cambio il numero di maglia. Top, beccati là. Proprio la 70, fra. Quindi ora mi rimangono stato un difensore centrale, un ATT e tre terzini. E la squadra è completa. Quindi non siamo messi male, c'è da dire la verità. Non siamo messi per niente male. E Postolaki è molto buono. Spero non faccia la fine di Pululu. Grande Eddie. Le tue richieste sono fuori luogo. Non cagare il cazzo. Grande Anwar. Sono arrivati gli ultimi resoconti? Yes. I primi da Gibilterra, Macao e Nuova Caledonia. Quindi vediamo. No, la Nuova Caledonia non ha la bandiera fatta bene. Che tristezza. Tetahiti, Mathieu. Vaea Calvet, terzino, quindi tienilo d'occhio. E Matahi Mathieu non mi interessa. Poi Vertovic che viene da Macao. Io ho cercato i difensori, però mentalità difensiva, fra. Vabbè. No. Ciao Lu, no. Pang Jin, no. Shen Yang, no. Bing De Chi, no. Kang Huang, no. Schifo. Rimane quello da Gibilterra. Nathan Bradley, nope. Austin Gardner, nope. Frederick Greenwood, nope. Jasper Thorne, buon potenziale ma fa schifo, quindi nope. Nope. Che schifo. Comunque Postolaki top giocatore, io non vorrei dire, ma ha segnato comunque. Com'è possibile che abbia fatto 12 gol? Soltanto se me ne dava tipo 10 in 12 nella partita prima e mo ne ho fatti 5. Vabbè, dietro soltanto a Muriel, ecco, comunque. Non male. Non male. E secondo Gupta, che quando non sono in simulazione non segna più. Al-Sharani con 3-3, russo con 1-6, russo è l'assist man. E poi gli altri niente. Cioè segnano in 5 letteralmente. In 4, i 4 di davanti, centrocampisti, difensori non contribuiscono a una sega di niente, purtroppo. Vabbè. No, DC siamo messi bene, ora non penso di aver bisogno di nient'altro. Ora abbiamo l'Ataispor che è ultimo. Lo so che ci gioco sempre. Però cazzo, qua me la sento. Questa sento di poterla vincere giocandola dall'inizio. Buonanotte a chi sta andando. Intanto ciao belli. Ok. Ah, facciamo l'ultima bettina. E l'ultima bettina potrebbe essere tipo gol di centrocampista o difensore. Vediamo se qualcuno riesce a segnare in sta partita.
o un CC barra CDC o un difensore centrale. Se non sbaglio, nessuno tira piazzati. E siccome nessuno calcia i piazzati, vuol dire che se dovesse capitare un rigore o una punizione, a meno che il tiratore designato non venga tolto, e quindi il secondo miglior tiratore secondo il gioco è un centrocampista, un difensore, devono segnare su azione o da piazzato, però con il cross in mezzo tipo da angolo. Va bene, ultima partita della serata, poi ragazzi ci salutiamo. Signori, benvenuti in quel di Batman, bentornati in quel di Batman. Sto giocando solo qui, credo che fuori casa ho giocato tipo 3 partite in tutto in 2 live. Meraviglioso. Poi vediamo se riusciamo a far crescere sta squadra. Vediamo in quante live arriviamo a... a spingere questa squadra in Champions. No, no, gli esterni sono ali, quindi e anche il COC non conta. Diciamo dal CDC in giù. I 4 d'attacco sono i... cioè, l'ho anche detto prima, gli unici da presentato sono i 4 d'attacco. Quindi se... i CDC, difensori centrali, terzini. Perché è vero, teoricamente avete ragione, anche il COC è centrocampista. Ma comunque non intendevo lui palesemente. Perché essendo trequartista partecipa all'azione. No. Sì, però Fra mi è rimbalzata sulla mano. Che ce l'avevo lungo il corpo. Rigore all'ottavo. Il Dream contro Iker Alvarez, che la prende l'Andorrano. Bravo Iker. Poi la perdiamo San Luigi. Bravo ancora Alvarez. Alvarez, spero di poterlo tenere fino in fondo. Mi sta dando gioie, ma forse non sarà possibile. Nanasi. San Luigi. La mette fuori. Fagliela prendere, fagliela prendere. Sissoko. Mert. Dal limite Mert. Ahmed liscia. Ancora Iker Alvarez. Mostruoso l'Andorrano. Abid. Buono. Bravo. Tienila, tienila, tienila. Sì, sì, il muro dei Pirenei. Altro che... guarda l'Otaibi. Guarda l'Otaibi. No, vabbè. Cazzo, il cross esterno sinistro, detto, vabbè, sicuramente me lo mette meglio che col destro, visto che ha piede debole 2. E invece il Dream Bertug. Buco San Luis 1-0. Hatayspor meritatamente in vantaggio. Che? Que? No, no, gol meritato comunque di San Gigi. Falet. San Luigi. Ert, Bertug. Fuori gioco di Nanasi. Non decide niente l'arbitro. Bravo Sissoko. Cioè, hanno aggiunto Pafundi al gioco finalmente. O lo hai aggiunto tu Pafundi? Ah, l'hanno aggiunto, ci sta. Cos'è dell'Udinese, vero? Fernandez, Rodriguez, Fernandez ancora, bravo, 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 ottimo tempi. Non è in fuorigioco, la punta del piede è dietro. FIFA, 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 sei un gioco indescrivibile. Io... Vaffanculo, va. Quello era fuorigioco. Ti è becca di questi fuorigioco, bastardo. Scusa. Ci ho provato a farmi fico, è andata male. Bertug. No, questo è rigore.
palle. La dura legge del gol. Gol sbagliato, gol subito. Non è detto che io lo vada a subire, però. Rosso per Sissoko. No, sì, rosso per Sissoko. E ora Alvarez contro Bertug. Secondo rigore parato. Un mostro. Ok, è Rodri che sta mi dietro. Comunque imbarazzante il fatto che abbiano fischiato fuori gioco quello di prima di Gupta. Postolaki, bravo Postolaki. Al-Sharani. Gupta. Mamma mia che sterzata. E poi niente, Faletti rimonta. Peccato perché c'è, allora, lo scatto, la corsa, l'idea, i giocatori miei ce l'hanno. Quello che gli manca è la rapidità di esecuzione. E la rapidità punto. Però le idee ci sono e le cose le sanno anche far bene. Bravo Gupta a servire Russo. Rientra sul sinistro. Bravo il sammarinese. A giro sul secondo palo segna Erce. Sì, segna, para Erce. Merda, 86 di potenziale, altino, eh. Per un giocatore che non ha mai messo piede in Serie A, per quanto ne sappia. Se non per qualche minuto. Bel giocatorino a 16 anni. Da carriera proprio. Fernandes. Gupta. Postolaki perde palla, la riprende Ergun. Bertug. Bravo Rodriguez. Ahmed. Russo ancora, punta e salta De Kubbe, no. Rallenta. Reed. Ahmed. Reed. Ahmed. Devo sbrigarmi ad andare verso la porta avversaria, se no mi fischia la fine. Postolaki si gira. Cerca Gupta. Chiude Camille. Ahmed ancora. Siamo lì, siamo lì, siamo lì, siamo lì, siamo lì. Tieni davanti. Ah, niente, fine primo tempo. Peccato. Peccato. Chi è il più difensivo dei due? Assolutamente Ahmed. Ahmed fa più 4 da difensore centrale. Sarebbe da upgradare, sarebbe da spostarli, ma ho bisogno anche dei CDC. Sono russo diversi, Luke. Allora, devi capire che il gioco, quando tu prendi un... quando ti genera dei giocatori di una determinata nazione, prende da un database con una serie di cognomi disponibili per quella zona. Russo è uno dei cognomi per la zona di Italia e San Marino. Affanculo, dai, davvero. Cioè, meritato il 2-0, però. Così mi gira il cazzo. Postolaki, bravo Virgilio. Corri Virgilio, bravo Virgilio. In area Virgilio. Cerce. Comunque sì, è un cognome randomico generato. Questo è sammarinese, è il cugino di San Marino. In che senso, lol? C'è anche da dire che io sono abituato a lavorare al computer tutto il giorno, quindi 4 ore. In realtà io... voi pensate che io giochi tutto il giorno, in realtà non è vero. Io quando registro gioco quell'oretta e mezza, due... a volte anche di meno, a volte anche di più. E lì sì mi viene mal di testa se tipo devo registrare un video di FIFA imperialismo in una singola seduta, che sono 7 ore di rec. 6 e mezza, 7. Allora lì sì. Postolaki! È ancora il portier dell'Ata Sport. È pessimo. Peccato. Lì sì. Ma perché è più lo sforzo mentale, non è lo stare davanti al PC. È lo sforzo mentale del tenere l'energia alta per tutto il video, quindi essere lì a passare 7 ore in cui dici 2-3 frasi con energie che poi fermo. Un po' come andare in un museo, no? Che a fine giornata sei più distrutto a fare quello che aver corso e giocato a calcio tutto il giorno, praticamente. Che palle. Abid col gioco di gambe. Ahmed col fallo. Nanasi.
su di lui e Lotaibi. Gli va via Ahmed col cross in mezzo, Lotaibi ancora. Bravi. Però di base stare davanti al... cioè giocare non gioco tanto. E comunque è lo stare davanti al PC che mi fa venire mal di testa. È anche l'intensità con cui lavoro. Io oggi sono stanco, ho un po' di mal di testa, ma perché da stamattina alle 10 che lavoro non stop. Bello. Peccato. Dai, fammelo sto gol. Niente, lo Taibi anticipato. Anasi. Saba. Aperto Gil Dream, bravo Alo Taibi. Russo. Con calma e nonchalance la tiene. Ahmed. Rimposta Fernandes. Ah, maledizione Fernandes. Non ti sopporto. Non vedo l'ora che arrivi un terzino decente al posto tuo. Tanto non so neanche se ho guardato. Se ho preso giocatori da Liechtenstein e compagnia bella. Sicuramente non. O da Macao. Dopo devo andare a controllare. San Luis. Palle in mezzo, bravo Ahmed. Cazzo, sei forte. Al-Sharani. Per Postolaki, ma corri Al-Sharani, buttati nello spazio. Più o meno, Luke, più o meno. Sono le peggiori nazionali del ranking. Guardalo che è partito Gupta di nuovo. Russo. Rimpallo. Non vincente. Dovrei metterlo DC, sì, però dovrei... cioè, per metterlo DC dovrei passare a giocare con un... 3-1-4-2. 3-1-4-2 sarebbe il modo più facile per... che sarebbe più una sorta di... neanche... neanche, perché 3-1-4-2 vuol dire che avrebbe bisogno di due attaccanti e non ce l'ho due attaccanti. Vabbè. Oddio, CDC non ne ho trovati in granché, eh. In realtà, Ahmed è uno dei due migliori che ho. Trovi un sacco di COC, di ali, di difensori centrali, ma... attaccanti, terzini... tosta, eh. Quindi forse sì, era più una carriera da 5-2-3. No, perché anche i COC sono un pacco. 5-2-3 comprò un CDC e un COC. Che è folle. Tienila. Bravo, Reed. Rodriguez, ancora il cubano. Al-Sharani per Postolaki. Al-Sharani di testa. Cosa? Cosa hai fischiato, Fra? Allora, mi hai fischiato il fuorigioco di Postolaki? No. Il rimbalzo sulla mano dopo il tiro? Sì, che sfiga. Peccato, sto qua me la sentivo contro l'ultima in classifica. Abbiamo concesso due rigori, abbiamo giocato di merda, succede. Sì, certo che anche queste azioni qua, se non mi svenissero sul posto. E nulla, è finita. Bravo Iker Alvarez. Vabbè, chiudiamola. Ma come angolo ancora? Fra, che palle. L'ho provato una volta, sai Lollo. E come gioco sarebbe bellino, ma dovrei imparare a usarlo bene. Vabbè, pure il 3-0 al sesto minuto di recupero. Gol inutile. Ah, qua rosico, perché stavamo arrivando da un paio di partite fatte benino. Questa qua l'abbiamo cannata di brutto. E vabbè, such. Va bene. Signori, è stato un piacere.
Io per ora la carriera la metto in pausa, riprenderà settimana prossima. Non saprei dirvi esattamente quando settimana prossima, ma comunque settimana prossima. Noi ci vediamo domani con il finale di Pokémon Infinite Fusion. E ci vediamo poi sabato con Placid Plastic Duck Simulator. Altro a dire? No, oggi è uscito un video, quindi andatevelo a guardare sul canale se ancora non l'avete visto. Domani ne uscirà un altro di Jogesser che ora dovrò continuare a editare perché dormire non fa per me. Ragazzi, fate i bravi, è stato un piacere. Ci vediamo domani, è giusto la bet. Cos'è che era la bet? Gol centrocampista difensore. Beh, no, non l'abbiamo proprio segnato. Ciao belli, buonanotte, a domani. Bye bye.